Sono le 21 precise, buonasera, ben ritrovati con Ring. Dunque, dopo questa ennesima lunghissima giornata e dopo la notte appena trascorsa, il Veneto ha vissuto ancora la paura sul fronte del maltempo. Ora insieme rivedremo alcuni dei passaggi della lunga cronaca di oggi, ancora una volta una straordinaria. Si sperava potesse andare meno peggio, così sembrava, in parte è stato, ma con la rottura di un argine a Sandrigo, così come vi posso mostrare ancora un video forse di pochi minuti fa, se Antonio Esposito, Alberto Pivetta e regia mi aiutano, questo è ancora una volta nel tardo pomeriggio Campo San Piero, dove abbiamo documentato l'evoluzione e il passaggio del Muson. Guardate il passaggio del Muson ancora con il livello che si è notevolmente alzato rispetto agli ultimi collegamenti di questa sera nei telegiornali, e viene rinforzato lo stesso argine, perché già da argine rotto e ripristinato certo non è impermeabilizzato, e quindi ancora una decina di famiglie sono state evacuate lì a Campo San Piero dopo le ore di fortissima tensione vissute 48 ore fa. Sul fronte politico abbiamo molte cose da analizzare insieme, ora vi farò vedere il sondaggio. Prima vi anticipo che nell'ultima parte di Ring, tra poco più di un'ora, avremo una lunga intervista con l'avvocato Maurizio Paniz, proprio perché su quanto si è detto e scritto in questi giorni sul fronte una bomber, c'è o meno il DNA, dobbiamo fare chiarezza se c'è questo DNA dell'autore o presunto autore degli attentati ormai di più di 30 anni fa, e 20 anni fa negli ultimi episodi. Vi faccio vedere solo la cronaca di Lucio Zanata. Va bene, vai col sondaggio pure, Tony. Eccolo qua. C'è bisogno di un esercito unico in Europa? Questo è un tema, sapete, di questa campagna elettorale verso il voto dell'8 e 9 giugno. Dite la vostra con un sì o un no, ricordo sempre telefonata che è anonima e gratuita e quindi sentirete il segnale di occupato ma registrato la vostra presenza. Sanzerone degli Ezzelini, Bessica di Loria, in particolar modo il Bassanese, Castelfranco, dove oggi invece sul fronte del maltempo e quindi torna anche il tema dei cambiamenti climatici, si sono vissute ore di forte preoccupazione. Vediamo con Lucio Zanato. E i problemi non ci sono stati solo nell'Asolano, solo sul Muson dei Sassi, ma si sono portati nel pomeriggio verso Valle, quindi in questo caso verso Loria e Ramon di Loria. Siamo con il sindaco di Loria, Simone Baggio. Sindaco, buongiorno, anzi buongiorno, insomma, com'è stata questa mattinata e adesso com'è la situazione? La mattinata è stata molto impegnativa, la frazione più colpita è senz'altro Bessica, che conosciamo tutti, no? Per la bellissima Fiera dei Fiori abbiamo il tratto di 81 dal centro fino a Loria, che è completamente piena. Ecco, ma quest'acqua da dove arriva? Quest'acqua arriva dal Brenton, quindi dal centro di Bessica, dove scende da San Zenone e nella parte sottostante viene intubato sotto il centro di Bessica, e se non riesce a essere drenata poi allaga il centro. Ecco, questo però significa che tutti diciamo i campi a monte sono assolutamente pieni? Assolutamente sì, e già verso l'una oggi ho fatto un giro a vedere le vasche di laminazione, erano già piene, le stanno modulando e sono certo che stanno facendo il loro meglio, però questo è quello che si riesce a fare. La pioggia che arriva da nord è tantissima. Come vedete l'acqua sta defluendo, però la cosa importante, volevo farvi vedere qui a Bessica di Loria, il fatto che i cittadini hanno organizzato con qualunque cosa una barriera per poter evitare che l'acqua entri dentro le case. Qui avete visto, hanno fatto improvvisato delle paratie, mentre lì il canale, la strada diventata canale, continua a fluire.
E questa è la situazione sulla strada principale di Bessica. Siamo con due residenti. Buongiorno. Buongiorno. Lei ha mai visto una situazione del genere? È la seconda volta che vedo una cosa del genere. Qualche anno fa è successo un'altra volta, sì, sì. Ecco, e in tutti questi anni non è cambiato nulla? No, assolutamente no. Speravamo che qualcosa fosse cambiato, ma l'evidenza dimostra che non è stato così. È il Brenton sostanzialmente, che non, sì, non sì. Bisogna ripensare a questo Brenton. Quando succede queste cose qua, va fuori e basta. Non so che rimedi che sia. Ma lei qualche anno ce l'ha, prima come era? Anche prima, sempre stato di patto quando era queste condizioni. Sempre, ogni se non era un anno, era fra 2 o 3 anni. Sempre il solito problema. Perché là arriva da giù, da fonte e là, nel centro di Bessica c'è la curva che passa sotto il ponte e là si ingruma tutto là. Qui avete avuto danni? No, per fortuna. Non avete interrato voi? No, per fortuna, che a volte ho fatto a casa ho detto senza interrato, per fortuna. E questo è il Pighenzo, cioè il canale che è esondato qui in centro a Bessica di Loria. Buongiorno. Quante volte l'ha visto così? Tante volte. E allora secondo lei qual è il problema qua? Quanto che viene tanta è così. Bisogna pensare ad aumentare quindi la portata? Penso di sì, dopo non sono un esperto. Ecco, qui quante case sono andate sotto e quante? Non lo so, tante comunque, tanto quella zona, tante. Anche in centro ho detto che è pieno. Ma è già successo giovedì sera? Giovedì sera uguale, sì. E quindi qui si replica? Sì, qui si replica, sperando che domani non ci sia un'altra replica ancora. Intanto vi do la notizia dell'ultima ora che il ministro della difesa Crosetto è stato trasportato d'urgenza in ospedale, ha lasciato in anticipo il Consiglio Supremo della Difesa e quanto rendono noto fonti della difesa, ed è stato trasportato d'urgenza, come vi dicevo, in ospedale. Ricorderete qualche mese fa aveva avuto già un malore, quindi questo è un secondo episodio sul quale immagino avremo notizie nel corso della serata. Voglio farvi vedere ancora sul fronte maltempo, poi vi presento gli ospiti che sono già collegati. Anche Brendola, quando dalla collina sono staccati più macigni e sono rotolati a valle, colpendo addirittura un'abitazione, sfondando un muro. Vediamo. Inferno di roccia. Mentre a Brendola le piogge intense si scaricano sulle colline, da un pendio improvvisamente si staccano alcuni macigni che precipitano su via Ferruccio Marzari in località Lavo e travolgono una casa. Sono le 5 del mattino, le prime luci dell'alba. Il cielo è ancora spento, fosco di nubi grigie. Il silenzio viene spazzato dal fragore dei massi che rotolano. Uno enorme si schianta sulla canna fumaria, la spacca alla base, lasciando a nudo le tubature. È caduto dal monte, si è fermato qui, per fortuna non ha rimbalzato sulla finestra lì dove dorme mio figlio, che tra l'altro dorme proprio con la testa qui vicino al muro. Per fortuna è andato così stamattina alle 5. Ha sfondato però, diceva, la canna fumaria. Anche la canna fumaria. Questo dà l'idea della violenza, della forza, se poteva entrare in casa dal tetto. Certamente. Avrebbe potuto essere una tragedia perché il masso è fortunatamente caduto sulla canna fumaria, ma avrebbe potuto anche sfondare la parete della camera da letto che si trova proprio sullo stesso versante della casa e avrebbe potuto travolgere chi stava dormendo. Un altro grande macigno ha sfondato invece il muro del bagno dell'appartamento vicino. Le immagini interne sono ancora più scioccanti perché danno la dimensione della violenza dell'impatto e di quello che sarebbe potuto capitare se in quel momento vicino a quel muro ci fosse stato qualcuno. Le macerie per terra, un mobile spazzato via, i buchi sul prato dove è rimbalzato il masso. Adesso toccherà ai tecnici della Protezione Civile valutare come intervenire sulla collina per evitare future frane. Con i tecnici della Protezione Civile andremo sopra il luogo per verificare effettivamente se ci sono altri pericoli nel medio termine. Tanta paura da parte dei residenti, giustamente, e fortunatamente non ci sono stati feriti e la situazione, abbiamo visto come al tempo, purtroppo è abbastanza critica, quindi raccomandiamo a tutte le persone di stare attenti, soprattutto se notate situazioni anche di fragilità o di criticità, di avvisare Vigili del Fuoco e Protezione Civile, così si riesce a intervenire prima magari che succedano eventi spiacevoli. Speriamo quanto prima che questo maltempo cessi per poter poi entrare e sistemare al meglio queste situazioni di criticità.
Allora, abbiamo visto il Musone e il Padovano, abbiamo visto Sansone degli Azzellini, abbiamo visto Bessica di Lori, adesso Marostica con Anna De Roberto, ricordandovi ancora come il maltempo proseguirà ancora nelle prossime ore, la giornata di domani, ma con meno intensità, e per invece coloro che ci seguono dal Friuli Venezia Giulia è l'area friulana a preoccupare con forti temporali domani e ancora giovedì. Anna De Roberto. Ore 11.30 dell'Onghella che inizia a fare paura, questo affluente che finisce direttamente nel Brenta ha raggiunto livelli massimi, tanto da richiedere l'evacuazione dell'asilo qui dietro alle mie spalle. 47 bambini dai 3 ai 5 anni della scuola d'infanzia Madre Teresa di Calcutta portati via con i pulmini della protezione civile a Palazzo Baggio. Le ultime ad uscire dalla scuola con decine di ombrellini in mano sono le maestre. Adesso vado a raggiungerli. È spaventata? Diciamo che è la prima volta che succede una cosa così, per cui le cose fatte un po' in fretta e in emergenza sono sicuramente. Senta, come ne sono sembrati i bimbi invece, spaventati? Beh, li abbiamo tranquillizzati. Tra i primi ad arrivare il sindaco di Marostica. E siccome mancavano circa 35 centimetri all'uscire dall'argine, abbiamo fatto evacuare tutti i bambini a scopo anche precauzionale, nonostante adesso sembra stia un attimino rallentando la piovosità. In 30 anni, come dire, non era mai accaduto, quindi, come dire, Marostica non è un territorio così a rischio. Da oggi credo dovremmo fare delle valutazioni diversamente, ma è andata bene. Un disastro ovunque, racconta il sindaco, alla confluenza dell'Onghelle con il Marcolada, il punto più delicato. Qui, a poche centinaia di metri, l'acqua scende da San Benedetto e allaga un'intera via. Qua siamo sulla zona dove viene giù l'acqua dalla strada di San Benedetto. Come potete notare c'è la deviazione, eccola qua, e qui c'è il tratto. Via Canale è chiusa al traffico. L'acqua defluisce, ma è un fiume. In sofferenza tutte le direttrici che collegano Marostica a Vicenza, situazione critica anche a San Vito. Alla sede della Protezione Civile di via Vaccari si è lavorato incessantemente tutto il giorno. Sempre sul posto con la sua polizia locale il primo cittadino, che non esita a togliersi in questa giornata difficile qualche sassolino dalle scarpe. Per fortuna sono 5 anni che puliamo tutti quanti i canali e francamente mi viene ancora più nervoso se penso alle 4 denunce che ho per aver tagliato le piante. Questo è un altro tema che poi è interessante dibattere insieme. Allora, mi fai vedere Tony Esposito e Alberto Pivetta, mi hanno fatto vedere Crosetto trasportato in ospedale in ambulanza, questa appunto è la notizia di ultima ora. Allora, ne approfitto, oggi è successo molto e quindi dobbiamo commentarlo insieme alla politica. Comincio dalle donne come sempre, la vedo inquadrata, sottosegretaria all'economia, Sandra Savino, mi sente ora? Savino, buonasera. Buonasera. Ha visto tutti i servizi? Mi sa che poi arrivano un po' di richieste di denaro al governo di Roma, dal Veneto. Non ho visto niente, non ho sentito niente. Ah sì, perché c'era un problema tecnico, però diciamo, sa cosa è successo in Veneto, non solo nelle ultime ore, in Lombardia, in Emilia Romagna, quindi presto arriveranno richieste di denaro al governo. Fermi. Allora, Laura Castelli, Libertà. La vedo collegata, buonasera. Buonasera a tutti. Ciao. Ben ritrovata, voi vi conoscete. Non so. Tra un po' ci sarà anche Enoch Soranzo di Fratelli d'Italia, appena finisce un comizio, devo dirvelo, è campagna elettorale, tutto così. Saluto e ringrazio Said Chaibi di Alleanza Verdi Sinistra. Buonasera Varino e buonasera a tutti i telespettatori. Va bene, allora, tra le varie cose oggi, e poi andiamo subito in pubblicità, una notizia che irrompe dopo un'intervista o alcuni casi, diciamo, che hanno riguardato il leader di Alternative for Deutschland, fondamentalmente Le Pen e Salvini mollano la destra tedesca. Eccolo, Enoch Soranzo, Fratelli d'Italia, buonasera. Buonasera, mi si sente? Buonasera. Benissimo, forte e chiaro. Vogliamo sapere cosa ha detto poi, insomma, questo incontro, no? Ma scherzo, diciamo, stavo dicendo che Salvini e Le Pen lasciano Alternative for Deutschland, non siederanno più insieme in Europa, dicono con estrema chiarezza, anche perché tra le dichiarazioni, insomma, del leader, che tra l'altro sarebbe stato per Identità e Democrazia, cioè il loro gruppo in Europa, il candidato alla presidenza della Commissione, in questa intervista
dice tra le altre: non dirò mai che chi aveva un uniforme dell'SS era automaticamente un criminale. Questa dichiarazione, tra le altre, alla fine sancisce la rottura di Le Pen e Front National e Salvini della Lega con Alternative for Deutschland, come vi dicevo poco fa. E quindi dove andranno questi partiti con i loro eletti in Europa dopo l'8 e il 9 giugno? Andranno verso il PPE, andranno con i conservatori? Insomma, questo diventa un aspetto anche interessante. Questo e molto altro subito dopo la pubblicità, con tutti gli ospiti cui adesso daremo spazio tra poco. Allora, 21:18, dunque, poi tra gli altri temi oggi esplode anche quello di un'ulteriore tensione dopo forse quella del superbonus, con indirizzi differenti, pestano i calli a Forza Italia, che invece il redditometro non lo vorrebbe. Stavolta sarebbe Fratelli d'Italia a farlo nei confronti di Forza Italia, prima era la Lega con il ministro Giorgetti nei confronti di Forza Italia sul superbonus. Spero di aver riepilogato un po' tutte le cose, poi ci arriveremo. Cosa diceva Ciaibi durante la pubblicità, il tema ambientale? Sì, beh, guardi, non si tratta qui in questa campagna? Ma allora, purtroppo non si tratta tantissimo. Penso che la nostra forza, Alleanza Verdi Sinistra, sia tra le poche realtà che sta parlando di questo argomento, perché penso che a livello europeo sia ormai determinante andare a creare un piano definitivo. Il Green Deal ha dato un contributo, bisogna andare ancora oltre, perché purtroppo viviamo in un continente, viviamo in un mondo che non è più il mondo di ieri, è un mondo in cui nonostante, insomma, negli ultimi anni diverse forze politiche hanno voluto far finta che i cambiamenti climatici non esistessero. Penso alla Premier Meloni, che attualmente è primo ministro e ha sempre negato l'esistenza dei cambiamenti climatici. Poi, come le dicevo durante la pubblicità, quando si arriva al governo ci si misura, e il governo Meloni è uno di quelli che ha introdotto nel 2023 l'obbligatorietà per le calamità naturali per tutte le imprese su tutto il territorio nazionale. Cioè assicurazioni, nazionale. No? E secondo voi sono stati loro a negare l'esistenza dei cambiamenti? Sì, assolutamente, l'hanno negato, creando hanno creato un clima sull'argomento in cui non si può più affrontare seriamente il tema, dove si viene tacciati banalmente di essere ambientalisti o non ambientalisti. Io penso che il tema invece sia un tema di sviluppo, un tema invece di controllo e di tutela del territorio. Ci tengo, tra l'altro, Ferdinando, ad esprimere anche la totale solidarietà e anche il ringraziamento alla Protezione Civile, che in questi giorni, l'ho vista anche personalmente su tutto il territorio veneto, lavorare giorno e notte per dare conforto a quelle famiglie che purtroppo hanno subito ingenti danni, e oltre alle famiglie anche le nostre imprese che purtroppo hanno sofferto questa calamità. Fatto sta poi che la politica viene chiamata poi a trovare delle soluzioni, e non le nascondo che in questi giorni, vedendo le varie dichiarazioni sia al governo centrale, sia al governo regionale, che è il governo territoriale delle varie città e dei nostri comuni che sono stati un po' attaccati da questo elemento, non le nascondo che vedo, come dire, la solita soluzione facile. Si parla di bacini di laminazione e quindi di nuove strutture, quando invece non si ragiona del vero problema. Il vero problema è che in questi anni nel nostro paese, e soprattutto nella nostra regione, è stato costruito troppo. È stato costruito così tanto che non siamo più in grado di riuscire a reggere situazioni di questo tipo. È vero che da un lato... Cioè cementificazione, dice lei. Non è solo allora, Non è solo una questione di cementificazione, ma una questione di che idea abbiamo del nostro territorio. Le faccio proprio un esempio banale. Stiamo parlando della superstrada per il mare, un'autostrada attaccata alla Treviso Mare, che abbiamo visto tutti i dati, porterà davvero pochissimo agio dal punto di vista del flusso degli autoveicoli e dei mezzi, e non si ragiona invece sulle infrastrutture che servono un territorio. Ad oggi la città di Jesolo non è ancora collegata con un treno Treviso. Io penso che nel 2024 dobbiamo parlare di questo, in modo da evitare poi, come dire, di continuare a stringere questo cappio attorno al collo, perché il tema dei cambiamenti climatici non lo governiamo da soli, lo governiamo naturalmente a livello europeo, non lo governiamo neanche nei singoli comuni, perché pensiamo a tutte le volte che vengono fatte le varie delibere antismog, comune di Treviso ne fa una, sì, comune di Silea. Hanno impatto poi relativo. Allora, Soranzo, uno, guardate il maltempo di questi giorni, gli effetti che fa, e un po' la ricostruzione dal punto di vista di Ciaibi ce l'ha fatta Ciaibi. Secondo, eravate quelli che negavano i cambiamenti climatici, lei, poi sentiamo ovviamente Savino e Castelli, dai.
No, sinceramente non ho capito da dove viene questa affermazione, anche perché chi vi parla, lo sa bene il direttore Pino, è un sindaco che ha vissuto il 2010-2014 e sono stati tempi e momenti molto difficili per il Veneto e per i nostri enti locali, quindi per tutti i nostri, soprattutto per i nostri cittadini. Il cambiamento climatico, i cambiamenti climatici sono in costante evoluzione. Dicevo anche oggi in aula che abbiamo investito moltissimo dal 2010 a oggi, abbiamo finanziato, progettato e finanziato, abbiamo tanti investimenti che stanno arrivando per la difesa idrogeologica e idraulica in tutto il Veneto anche adesso, ma si deve continuare a investire perché i cambiamenti climatici sono diversi, abbiamo fenomeni anche atmosferici in questi giorni completamente diversi rispetto al passato, però questo non vuol dire che invece condivido quello che è un concetto. Noi dobbiamo continuare a dare sviluppo e crescita, ma in modo equilibrato e dove di fatto con il massimo rispetto dell'ambiente, del nostro territorio, in una modalità equilibrata che dove si va a sviluppare da un lato la crescita e lo sviluppo, ci devono essere le adeguate infrastrutture, tenendo conto dei cambiamenti climatici. Il clima, il problema o quello che si vuole dire la politica green europea è una politica assolutamente assurda, perché prima di tutto non siamo noi che possiamo da soli combattere l'inquinamento mondiale. Abbiamo, ci siamo liberati dalla dipendenza del gas russo con grande fatica in questo anno e mezzo e ci stiamo consegnando i dati di oggi dicono meno del 2% arriva, no? Gas russo ai cinesi e alle politiche di mercato cinesi. Quindi di fatto le politiche per l'ambiente non deve essere ideologica, ma deve essere realistica e deve prevedere un costante impegno a reperire risorse, a progettare, finanziare e soprattutto realizzare interventi. Allora Castelli, poi Savino, che ha, avete visto, diciamo, reale responsabilità di governo, nel senso che ricopre un ruolo al Ministero dell'Economia. Prego Castelli, come la vede lei? Ma allora, due temi. Il primo, le risorse ai comuni. Nel 2019, su quella manovra del 2022, io la delega agli enti locali, mettemmo 2,3 miliardi circa, che fino al 2032 vanno ai comuni per fare la rigenerazione urbana, che significa anche riorganizzare un tessuto su questi temi. E poi io credo che un altro tema importante stia sui comuni montani, che sempre di più vedono andare via le persone, quindi si riesce poco a gestire un territorio che quando abbandonato diventa pericoloso. Su questo mettemmo una misura da 300 milioni abbastanza importante per quelli che sono i comuni montani. Dall'altra parte però fatemi dire che se si parla poi di green e si impone a tutti gli italiani come priorità quella di dovere con i propri soldi fare la ristrutturazione di casa propria, perché questo fa la direttiva europea chiamata Casa Green, allora dobbiamo parlare del concetto, di che concetto c'è sul tema green. Io nella Lista Libertà noi non siamo d'accordo a che la priorità oggi che le famiglie hanno, centinaia di altre priorità, con gli stipendi sempre più bassi, con un caro vita molto importante, con i mutui che scendono ma troppo poco, che la priorità delle famiglie debba per forza essere quella di mettere risorse, se qualora hanno dei risparmi, a rendere più efficiente casa. Se gli italiani non lo faranno, con questa direttiva arriverà una IMU europea e la svalutazione delle case è stato stimato arrivi fino al 40-50%, quindi bisogna chiarirsi quando si parla di Green New Deal. Io credo che alcuni luoghi comuni su questo tema vadano sfatati. Io credo che anche per affrontare questo tipo di temi ci voglia la prevenzione di sentire i sindaci di cosa hanno bisogno. Il sindaco che abbiamo sentito prima era abbastanza arrabbiato, quindi sì. È sicuramente un sindaco che indagato, sa no, per, certo, per alcuni lavori di prevenzione hanno utilizzato per far questo. Savino, ma rischiamo l'IMU europea? Ma allora innanzitutto partirei da un dato che anche Forza Italia nel suo programma rispetto alle
alle europee ha ben chiaro e c'è un punto proprio ben specificato per quanto riguarda la tutela dell'ambiente, la transizione ecologica e tutto ciò che ne consegue. Naturalmente ci sono degli elementi che devono essere considerati, diceva molto bene Laura prima, il territorio è fondamentale per iniziare un ragionamento che riguarda l'ambiente, tant'è che ci sono delle attività e delle linee di indirizzo europee che possono essere messe a terra già dai comuni stessi rispetto ad esempio all'abbattimento del CO2. Ci sono questi progetti, io in qualità di assessore al comune di Trieste mi sono peritata di sviluppare questo ragionamento andando a iniziare a costituire per esempio le prime comunità energetiche. C'è la possibilità di fare un grosso lavoro sul territorio, noi continuiamo comunque a supportare i comuni, ma non solo da un punto di vista finanziario, che sicuramente è importante, ma c'è la necessità anche di rafforzare, specialmente, e mi rifaccio al discorso dei piccoli comuni che sono fondamentali, perché guardate che qua si deve partire dalla base, non possiamo guardare solo esclusivamente il discorso europeo. Dal discorso europeo nasce la necessità e la volontà di occuparsi dell'ambiente in maniera puntuale, però c'è la necessità anche in questo caso di rafforzare quelle che sono le strutture amministrative, perché in carenza di personale in grado di timonare questo tipo di progettazione, ecco che cominciano ad esserci delle difficoltà. Il sindaco prima giustamente si è arrabbiato, e qua c'è un altro ragionamento da fare, perché evidentemente per abbattere un albero o per pulire i fossi, cioè, non può essere né indagato né accusato né, cioè, ma succede, cioè, è un grande classico purtroppo, no? Lo sappiamo, poi sentiremo se arrivi, ma è un grande classico. E questo classico però non è pensabile qua. Chi vive a Roma, ne ho parlato addirittura col povero sindaco Gualtieri, se cade un ramo in mezzo alla strada di alberi a Roma, ce ne sono un'infinità, la procura sequestra il ramo che cade in mezzo alla strada. Allora, è chiaro che questo è un ragionamento che dovrebbe essere forse un po' alleggerito per poter permettere poi ai sindaci in prima persona di occuparsi del territorio e soprattutto dei piccoli comuni. Poi c'è il tema dell'Europa, che riguarda anche un po' una furia ideologica rispetto anche alle case green. Giustamente il ministro Giorgetti dice: sì, chi le paga queste case green? Allora è chiaro che c'è la necessità di fare un ragionamento di equilibrio. Non possiamo pensare di cavalcare l'onda ideologica e trasformare in un secondo tsunami il nostro paese. È chiaro che poi non vorrei ci fosse un ragionamento che riguarda la svalutazione del nostro patrimonio per prenderselo per 2,50 lire, quindi qua bisogna stare molto, molto attenti. È chiaro che per quanto riguarda poi il mio partito e le linee di indirizzo che il presidente e il segretario nazionale dà, sono quelle di costituire una forza di un certo peso nel Partito Popolare Europeo per riuscire a modificare alcune cose, evidentemente. Sì, devono essere modificate, altrimenti non si va avanti né indietro. Ci sono temi importanti sull'impalcatura dell'Europa, quando abbiamo un presidente della Commissione Europea, un presidente del Consiglio Europeo, che sono due figure ormai forse antitetiche e dovrebbero essere un po' svecchiate. Quindi ci sono tanti argomenti che vanno trattati in Europa per rendere l'Europa un elemento di supporto e garanzia degli Stati membri. Cioè, Emi? Sì. Anche sulla casa green, no? o i sindaci indagati. Sì, allora guardi, sulla questione delle case green non vorrei che fosse stato frainteso quello che ho detto prima, perché poi quando inizio a sentire di ideologia ambientalista, non ho nessuna ideologia ambientalista, Alleanza Verdi Sinistra non ha nessuna tipologia di estremismo ideologico ambientalista. Penso invece che Alleanza Verdi Sinistra stia facendo delle proposte concrete sul tema. Le faccio un esempio: noi abbiamo bisogno di fare investimenti sul tema del green e della transizione ecologica. Abbiamo bisogno di istituire un fondo, la nostra proposta è quella di un fondo di 2.000 miliardi per poter appunto accompagnare questa transizione ecologica, perché comunque negli interventi di prima c'è un elemento, la transizione ecologica non la devono pagare gli ultimi.
non la devono sicuramente pagare le famiglie italiane, non la devono sicuramente pagare i privati, la devono pagare gli stati, la devono pagare le infrastrutture di sviluppo, perché penso che sull'argomento del Green noi ci possiamo giocare una grande partita per il futuro, una grande partita che riguarda il tema dello sviluppo economico, che riguarda lo sviluppo economico sulla trasformazione anche industriale del nostro territorio. Noi tutti sappiamo, no, l'eccezionalità e la competenza del nostro territorio e della nostra imprenditoria, a cui però dobbiamo dare uno sbocco di futuro, perché ad oggi le regole del nostro mercato piano piano andranno ad esaurirsi. Se pensiamo poi a tutto il tema riguardante all'efficientamento energetico, le nostre aziende hanno bisogno di questo tipo di supporto, ma non tutte le realtà hanno la capacità economica per poterlo affrontare. E allora io penso che su questo un'Europa e uno Stato debba avere la capacità di fare delle riflessioni e anche di dare delle prospettive, perché poi il tema è semplice, è scontato. Al di là di chi paga la ristrutturazione nella propria casa, il tema vero è: la mia casa è una casa in cui sto bene, ma sto bene da un punto di vista proprio ambientale? Quante bollette pago? Quanto mi costa poi la gestione della casa? E riuscire a fare un efficientamento energetico penso che sia però un elemento determinante sul quale secondo me non dobbiamo solo polemizzare dicendo ah oddio ci la paga chiedono, dei privati. Ci impongono di... No, ho capito, noi però dobbiamo allora invece ricevere quell'indicazione europea, avere la capacità, ripeto, di non farla pagare agli ultimi, perché sono d'accordo. Questo le, tema. Le famiglie italiane, io penso che in questi ultimi mesi soprattutto, se non parlando degli ultimi 30 anni dove siamo l'unico paese che invece ha avuto una riduzione dei propri salari e del proprio potere d'acquisto rispetto all'Europa, perché su questo qualcuno avrà anche una responsabilità. Tutti. Ferdinando, no, allora, giusto? Tutti, no? Tutti, dal 1990 in poi tutti, è semplice. Ma io penso appunto che noi abbiamo un problema di classe dirigenti e noi ormai ci conosciamo da qualche anno e tutte le volte io glielo ripeto questo, perché appunto prima si parlava dei sindaci, c'è un tema, solidarietà totale al sindaco, perché oggettivamente sono stato in un'amministrazione comunale, quando si sta in un'amministrazione comunale il primo riferimento è il sindaco e la giunta e poi il consiglio, e ha proprio ragione, perché alle volte purtroppo svolgendo il nostro lavoro anche in termini di giustizia purtroppo ci troviamo degli avvisi di garanzia, e questo è un tema che da sempre la politica ha affrontato. Su questo io penso che abbiamo anche degli anticorpi, perché su queste azioni, e lo dico qui pubblicamente, Alleanza Verdi Sinistra sosterrà quel sindaco se mai dovesse arrivare qualche problema, e siamo disponibili ad esserli accanto. Ma come prima lei citava appunto Gualtieri a Roma, diciamo che il tema della gestione poi del pubblico è un tema sul quale qualche riflessione va per forza svolta, e le faccio proprio un esempio concreto. Quando io ero in amministrazione comunale passavo intere commissioni a pagare votando tutte le varie richieste di risarcimento danni su qualsiasi piccola sciocchezza, e qui stiamo parlando di civile, non stiamo parlando di penale. E poi c'è tutto ciò che riguarda il penale. Immagini solo il comune di Treviso, che attualmente ha il suo ufficio casa che è bloccato da un'indagine della magistratura. Vabbè, certo, per l'assegnazione. Sì, però abbiamo un problema vero. Noi abbiamo 800 famiglie nella città di Treviso che hanno bisogno di una casa per ieri, neanche per domani. Ecco, io penso sinceramente che sul tema che riguarda poi la responsabilità dei sindaci nei propri territori, penso che il quadro normativo abbia delle pecche. Si stanno facendo anche delle discussioni, tra l'altro anche chi sta attualmente al governo ha portato delle proposte. Penso anche che per fortuna abbiamo tanti anticorpi dal punto di vista politico e sociale. Allora, poi di oggi sapete un'indagine che riguarda le Olimpiadi Milano-Cortina, no? Dopo vedremo anche il servizio se abbiamo il tempo, ma anzi vorrei ovviamente, perché è importante. Savino, ricomincio da lei, poi Soranzo e Castelli. Ha citato un passaggio, no? E anche la difficoltà. Fronte 1, corriamo troppo in Europa, abbiamo eccessiva pretesa, bene, sul fronte dell'ambiente, ma rischiamo di danneggiarci, il paradosso anche nei confronti dei grossi blocchi internazionali, mondiali, Cina, no? O India, insomma, che inquinano ben di più. Anzi, qui no. Primo dato. Secondo, ha citato anche un problema di classe dirigente. Dal 1990 torna, quante volte ne abbiamo parlato qui a Ring, il fatto che i nostri salari non crescano. È un problema di classe dirigente, che vuol dire politica, o manageriale, che cosa vuol dire? Cioè di leggi mancanti, perché noi stiamo con sto salario fermo dal 1990? Savino. Ma io allora forse mi sono espressa male, io mi riferivo alla
penalizzazione che gli enti locali hanno avuto rispetto al blocco del turnover. E questo io, a questo mi riferivo prima. Quando dicevo che ci sono delle criticità, specialmente nei piccoli comuni dove manca diciamo il personale amministrativo, manca la struttura per poter portare a compimento quelli che sono i progetti. Sì, non c'è dubbio. Vedi si PNRR. Allora, il discorso, ecco, qualcuno parla del PNRR, è evidente che c'è la necessità di... Ma noi abbiamo pagato sazio questo blocco del turnover, perché naturalmente ci sono stati tanti pensionamenti, zero entrate e ovviamente i comuni sono sguarniti. Perciò a questo mi riferivo, al fatto che c'è la necessità in qualche modo anche di andare in via obbligatoria di mettere all'interno dei comuni alcune figure che non possono essere mancanti, perché altrimenti viene vanificato, perché lei sa meglio di me, che ci sono al netto del PNRR, però ci sono dei progetti europei che vanno declinati a livello regionale e a livello comunale. Ma siccome io sono fermamente convinta che si parta dal basso, con tutte le azioni propedeutiche affinché si ottenga un risultato, in questo caso stiamo parlando di un discorso ambientale che non ha colore, perché non ha colore. Allora io, come dire, ho a cuore la mia terra, ho a cuore questo paese, ho a cuore... Ecco, allora non possiamo tanto lamentarci, non so, facciamo tanto i sofistici sulle immondizie, sulla raccolta differenziata e poi noi portiamo a bruciare le nostre immondizie nei paesi terzi. Allora sì, io ho a cuore i miei e ho a cuore tutti. Ho avuto la possibilità di andare in Ghana e io vi assicuro che sono tornata che mi viene da piangere, perché non posso pensare che esista un'umanità di bambini che vivono sotto un ombrello con i fumi e delle immondizie bruciate in mezzo alla strada. Allora qua bisogna fare un discorso che va al di là, no? Perché sì, siamo tutti figli uguali, quindi... Credo però che si debba partire dalle piccole cose, che si debba partire da strutture in grado di affrontare temi importanti che poi possono essere declinati a tutti i livelli istituzionali. Solo di questo stavo dicendo. Allora, sarebbe bene probabilmente anche cercare di inserire delle figure fondamentali all'interno delle amministrazioni affinché si possa portare a casa il risultato. Ma soprattutto ci sono delle discrepanze anche sull'obiettivo che la politica può avere rispetto ad un tema che è fondamentale, che dovrebbe essere invece un discorso che va in parallelo, che deve essere condiviso e quindi proseguito giorno a giorno, per esempio con il discorso delle sovrintendenze. Allora, anche qua ci sono dei temi che probabilmente limitano in un certo senso certi passaggi fondamentali proprio... È d'accordo con l'idea di regionalizzare le sovrintendenze, visto che diciamo, il Friuli-Venezia Giulia, di cui lei origine, ha una certa autonomia e il Veneto la vorrebbe conquistare? Guardi, al tempo della mia presenza in giunta regionale... Uno degli argomenti era quello, visto che noi tra l'altro materie ne abbiamo... Quindi sì. Per quanto mi riguarda sicuramente... Va bene, però sul salari poi ci voglio tornare, Savino, perché quello è un passaggio che mi interessa. Aspetti che sentiamo anche tutti gli altri. Soranzo, su questi ragionamenti, salario compreso, e poi Castelli, sono certo che non le sia sfuggita quell'intervista di Gentiloni al Corriere ieri. Fatemi vedere un attimo... perché sorride? Fate vedere la Castella, vedo che sorride. Cioè il PNRR, tutti sti miliardi, con logaritmi 200 e passa miliardi, nessun merito di Giuseppe Conte, ma fatto con l'algoritmo. Fermi lì, ce lo poteva raccontare, insomma. No. Cioè ce lo poteva raccontare quando è tornato da Bruxelles. Vabbè, ma lei era, lo poteva raccontare a tutto il Parlamento, no? Ma cioè, quindi lei è d'accordo? Cioè, No, io leggo un'intervista, Gentiloni dice è stato deciso il numero di miliardi attraverso alcuni logaritmi, quindi non è merito suo. Io dico, caspita, Conte tornando da Bruxelles... Ma proprio adesso ce lo dice? No, ho capito, ma lei dice ce lo doveva dire subito Conte, che era il leader del suo partito, cui, no, intendo dire, lei è ex 5 Stelle, quindi allora era... Io non c'ero lì seduta con Gentiloni, se così è stato fatto ce lo poteva dire Conte, che non ha fatto una lotta, una battaglia per questi miliardi che ora... Ma l'ha rivendicato sempre in questi anni, cioè quindi... Io rivendico il PNRR perché se usato bene è uno strumento. Detto questo, l'intervista di Gentiloni
racconta una verità che un Presidente del Consiglio avrebbe dovuto raccontare al suo governo e al suo Parlamento, e sapeva solo lui, perché non è che c'era qualcun altro lì. Lui è l'algoritmo a questo punto, no? I due funzionari che si sono inventati l'algoritmo. Va bene, Soranzo, dai! Allora, intanto cominciamo a dire che i PNRR, che poi è aggiunto il capitolo di REPowerEU dopo Next Generation, sono 200 miliardi, di cui due terzi sono a prestito e un terzo solo sono liberi. Quindi cominciamo a pensare, poi cominciamo a capire com'era la programmazione prima e come l'abbiamo fatta e modificata noi. Tornando comunque solo per sottolineare sui temi, allora, per quanto riguarda perché non aumenta il salario, ma molto semplicemente perché noi abbiamo un problema che abbiamo avuto più di un decennio, una politica europea, ed è per questo che poi mi collego con direttore alle sue richieste. Abbiamo un'Europa che ha sostanzialmente approcciato negli ultimi 10-15 anni con la politica dell'austerity, del taglio. Io ricordo che non è un problema solo di turnover, vorrei aggiungere che chi come me ha fatto 10-15 anni di amministratore pubblico da sindaco e non solo da presidente della provincia e presidente del Veneto, delle province, ricorda che ha vissuto il patto di stabilità, l'inserimento normativo che per ogni 3 cessazioni ci doveva essere solo una sola assunzione negli enti locali, così ha avuto la stessa purtroppo destino il comparto sanitario, il comparto delle forze dell'ordine, il comparto della difesa, e abbiamo distrutturizzato fino addirittura a vendere il nostro patrimonio pubblico. Ricordiamo gli anni di Renzi, dove c'era la cartolarizzazione delle caserme vigili del fuoco, delle nostre prefetture, delle nostre questure, del patrimonio delle province. Le province le abbiamo distrutte e poi adesso abbiamo capito invece che sono fondamentali. Ricordiamo i tagli, il contributo di finanza pubblica della legge del Rio, la legge 50, che adesso ovviamente e poi non era poi neanche quella di Del Rio, perché quella uscì una legge diversa che portava il suo nome, ma era completamente diversa uscita quella del Parlamento. Quindi insomma 15 anni dove è accaduto di tutto di più e di fatto abbiamo destrutturato lo Stato. Questo sull'indicazione di quella famosa politica dell'austerity, del taglio, che si doveva tagliare perché si doveva, sicuramente non ci doveva, la crescita passava per la spending review e per l'austerity, e questi sono i risultati. Oggi poi tutto un tratto, come diceva qualcuno, arriva la pandemia, arriva di punto in bianco, l'Europa riesce a stanziare 200 miliardi circa, 194 miliardi, e allora a questo punto i miliardi saltano fuori, si può intervenire. Questa è un'Europa che dovrebbe, a nostro avviso, cambiare completamente approccio. Serve una maggioranza diversa, noi contiamo di poterla in qualche modo approntare, insomma realizzare, se avremo gli uomini e le donne di Fratelli d'Italia ancora meglio, ma soprattutto più Italia in Europa, un'Europa che faccia meno e faccia meglio, un'Europa che possa assolutamente lasciare più spazio di manovra su certi temi agli stati che hanno peculiarità diverse su alcune tematiche, e che finisca di andareggiare invece le filiere di eccellenza come quella nostra agroalimentare, che abbiamo visto un bombardamento continuo, che mostri più avere interesse alle politiche dei propri stati, e che, come dicevo prima, la smetta magari di aprire le porte ai mercati cinesi destrutturizzando le nostre produzioni e soprattutto la nostra dipendenza. L'abbiamo vista, come dicevo, sul gas, l'abbiamo vista, abbiamo una grande sfida sul motore endotermico che deve essere graduale, perché abbiamo per esempio una filiera della produzione dell'automotive, non solo, di grande eccellenza, e sembra quasi che l'Europa faccia finta di non conoscerla. E quindi in una situazione dove vediamo premier come Macron, che ha il 16%, piuttosto che Scholz, che di fatto qualche anno fa facevano i padroni dell'Europa, e le scelte, e dice ora gli equilibri oggi cambiano, non sono cambiati. Noi ci auguriamo che con anche che i possa... voti che il peso che possa acquisire la nostra premier Meloni, la nostra presidente, ed è questa la scelta di portare più peso nei tavoli che contano, di creare un'alleanza diversa che possa in Parlamento tra conservatori e il Partito Popolare Europeo, e cambiare completamente approccio a questo tipo di follia che abbiamo visto in questi 15 anni e che ha portato una politica fallimentare, compresa la politica sanitaria, perché anche sulla politica sanitaria l'Europa non ha brillato. Abbiamo visto poi in ultima che la scelta e la crescita
crediamo della consapevolezza dei nostri cittadini, compresi noi, che le scelte sono in Europa di fatto incidono sulla quotidianità e la vita dei nostri cittadini, è realtà, l'abbiamo visto sui fondi e sulle politiche anche di incentivi. È inutile chiedere, ha detto bene chi mi precedeva, chiedere ai cittadini di intervenire per l'efficientamento energetico delle proprie case, non pensando da un lato e chiedendo, quindi dando delle scadenze, approvando un piano che di fatto è impossibile da realizzare nei tempi, nelle scadenze previste dal Parlamento europeo. D'altro canto non viene previsto degli incentivi, o se vengono previsti gli incentivi vengono messi in continua discussione, perché poi non si capisce bene se questi incentivi possono essere dati. Fermi, cosa quindi, Castelli? Fermo, molto chiara. Fermo Soranzo con anche la pubblicità. Cosa Castelli? No, dicevo che questo europeismo ha momenti alterni, no? Per cui Fratelli d'Italia sta al governo ma accetta un patto di stabilità di lacrime e sangue, per cui i tagli della prossima manovra saranno pesantissimi, oltre 30 miliardi. Poi quando deve chiedere di svincolare dal patto di stabilità alcune spese, chiede di svincolare le armi e non la sanità. Ecco, quando gli dicono, il Messaggero, se posso finire, si chiama politica della difesa di un paese. È vero, vi svegliate, si fanno a dire queste cose. Vi svegliate europeisti, nessuno, quando nessuno state al chiede governo, di acquistare armi, si chiede di potersi. Aspetti, Soranzo, non si capisce nulla. Politica della difesa, ma come fa a dire queste cose? Soranzo, la prego, perché sennò non si capisce nulla. Castelli, concluda, prego. No, concludo se posso finire, perché io non ho interrotto nessuno. Certo. Dico che l'altro giorno il Messaggero apriva dicendo che c'è un problema di 40.000 persone da assumere nello Stato. La risposta del governo è aumentiamo l'età pensionabile. Io non vedo nessun ministro in quota Fratelli d'Italia, che è il ministro del lavoro, andare a bussare la porta dell'Europa dicendo c'è un problema di salari. Non la vedo, non la vedo solo io. Salario, allora io dico che la gente, se posso finire, questa maleducazione è inaccettabile. Soranzo, dopo la pubblicità parliamo anche di questo. Fermi, prego Castelli, dai. Dico e concludo, e per cortesia, io non interrompo nessuno, non vorrei essere interrotta. Dico che non è possibile che un partito, quando sta al governo e fa il ruolo di governo, fa l'europeista convinto e si piega al patto di stabilità, a tutti, allo svincolo sulle armi invece che sulla sanità, e poi fa una campagna elettorale per le europee dicendo che loro sono anti-europeisti e vogliono cambiare l'Europa. Io credo che poi gli italiani non ci dobbiamo sconvolgere se 20 milioni decidono di non andare a votare. Fermi lì, 21:49. Fermi lì, dai, che siamo entrati nel vivo. Dopodiché vi faccio vedere, voglio sapere anche qual è la risposta, diciamo lo scenario dopo questa notizia che vedete nel titolo, e anche il famoso redditometro di cui molto si parla in queste ore, che insomma, per i PMI, imprenditori, è un po' uno spauracchio. Insomma, vabbè. Pubblicità, tra poco. La lezione di Torino 2006 non è servita a nulla. La prospettiva di attingere a guadagni quanto mai sostanziosi ha scatenato molti appetiti, come quello per gli affidamenti di servizi relativo al cosiddetto ecosistema digitale, per un valore complessivo che sfiora i 2 milioni di euro. Appalti Milano Cortina 2026. C'è la prima ufficiale inchiesta della Procura di Milano, che oggi ha iscritto nel registro degli indagati per corruzione e turbata libertà degli incanti l'ex AD della Fondazione Milano Cortina fino a marzo 2022, Vincenzo Novara, l'ex dirigente Massimiliano Zuco e Nicola Tomassini, legale e rappresentante di Vetria, la società che si è aggiudicata le tre gare per i servizi digitali dell'evento. Nessuno di loro riveste attualmente alcun ruolo all'interno della fondazione controllata dal CONI. Corruzioni in cambio di somme di denaro e altre utilità, come un'auto smart per Zuco che sarebbe stata pagata direttamente da Tomassini tramite la Vetria fin dal novembre 2019, si legge nel decreto di perquisizione della Procura di Milano, eseguito questa mattina dalle fiamme gialle nella sede della fondazione nel quartiere di City Life. Agli atti le conversazioni WhatsApp tra gli indagati. Secondo la Procura, Luca Tomassini intervenne sull'ex AD Vincenzo Novari per consentire l'inserimento nel comitato organizzatore delle Olimpiadi di Massimiliano Zuco quale dirigente dei servizi digitali, con un compenso complessivo di oltre 850.000 euro tra il 2020 e il 2022. Nell'indagine della Procura Meneghina c'è anche il presunto
presunto tentativo di pilotare il televoto per la scelta del logo di Milano Cortina 2026. Nel decreto di perquisizione si legge che l'ex dirigente Massimiliano Zucco, attivo in interlocuzioni con Luca Tommasini, avrebbe insistito affinché uno dei due loghi relativi all'evento oggetto di televoto pubblico, gestito sempre da Vetria, avesse la meglio sull'altro, in violazione dell'idea stessa di una giuria popolare deputata in via esclusiva alla scelta del logo. Sta crollando come un castello di carte, annota la deputata Aurora Floridia di Alleanza Verdi e Sinistra, che al governo chiede di spiegare agli italiani cosa sta accadendo e come si stanno spendendo i soldi pubblici. Poi ovviamente, come sempre, come abbiamo imparato, bisogna vedere come finisce poi questa inchiesta, però è chiaro che è stato un po' un terremoto in queste ore, quindi tema Olimpiadi a noi caro, perché non solo Milano, ma ovviamente c'è la nostra Cortina e quindi è anche un simbolo. Fermi lì però, eravamo arrivati ai salari, guardate che dobbiamo volare perché alle 10.20 poi c'è tema una bomber, quindi vi saluterò, avrò l'avvocato Paniz ospite. Allora, riparto ma da Soranzo, la prego veloce, cosa voleva replicare sul fronte salari, cioè perché sono fermi, cosa possiamo fare, se si può fare qualcosa, quante volte ne abbiamo discusso, perché siamo gli unici che dal 1990 abbiamo un pugno di mosca rispetto agli altri in Europa. Prego, dai. Allora, primo... colpa di tutti, l'ho detto già all'inizio, prego. Sì. Voglio solo semplicemente dire che se qualcuno ha aumentato, non tutte, una parte delle buste paga nette, per la prima volta l'ha fatto questo governo, con ben due provvedimenti. Quindi questo è il primo dato. Dopo è un inizio, uno può dire è pochissimo, è poco, si può fare di più, noi siamo d'accordo, ma siamo gli unici a averlo fatto. Primo. Secondo, se sul tema che non aumenta i salari possono essere aumentati, pubblici o privati, indipendentemente che il datore di lavoro sia il pubblico o sia il privato, nel momento in cui ci sono le risorse. E le risorse per aumentare gli stipendi sono, da un lato, come abbiamo fatto noi, alleggerire il peso dello Stato nelle buste paga. Perché la verità è che non aumentano perché sono aumentate le buste paga lorde, perché c'è stato un maggior prelievo dalle imprese e dalle buste paga da parte dello Stato negli ultimi anni. Il problema vero è che lo stipendio netto non è aumentato rispetto invece all'aumento del costo della vita. Sì. E questo, per fare questo dobbiamo alleggerire il peso dello Stato, dare la possibilità agli imprenditori di avere la capacità di aumentare gli stipendi. Guardi, direttore, credo di non dire di dire una ovvietà, non credo che non ci sia nemmeno uno, almeno insomma la maggior parte sicuramente è così, degli imprenditori che sarebbero felicissimi di lasciare tutti in busta paga i propri collaboratori dipendenti. Quindi questa è quanto. Non lo si fa a parole, non lo si scrive come qualcuno qualche anno fa diceva che i posti di lavoro si scrivevano per norma, come abbiamo capito non si scrivono per norma ma si devono creare, sì, col sistema economico. Certamente lo Stato deve avere le leve per incentivare. Ricordo, questo, tra l'altro, lo studio della CGIA i giorni scorsi. Aspetti Soranzo, che dice che l'inflazione a nord-est, no, è tra le più alte d'Italia, e in Veneto la più alta. Prego Ciaibi, poi Savino e Castelli. Dai. Guardi, seguo un attimo il ragionamento che ha fatto Soranzo. Mi perdoni, non interloquisco e senza polemica. Quali sono i due provvedimenti che aumentano i salari del governo Meloni? Beh, se lei non li ha visti, sono due provvedimenti... No, vorrei farglieli dire proprio. Questa è la differenza, perché penso parlo di quello più famoso. Se si riferisce ai 100 euro in busta paga a gennaio del 2025, le devo dare un paio di notizie. La prima, abbiamo trovato solo 100 milioni di risorse. Se vado a vedere poi la platea di persone, di fatto è come dare 11 centesimi in più netti a tutte le persone di cui potranno fare l'utilizzo di questo bonus. Tra l'altro è un bonus che non viene neanche erogato. Non so come funziona, però io prima ho sentito l'intervento che non era corretto e parlava di armi quando noi stiamo facendo la politica sulla difesa. Non ho parlato di armi. Adesso c'è un intervento che dice delle cose che non sono vere. Io sto zitto, ma non vuol dire che sia vero. La faccio replicare. Guardi, solo perché io sono contento, prego. E tutti i cittadini trevigiano a cui ambisco di rappresentarli sono solo che felici se sanno che dall'anno prossimo riusciamo ad aumentare i salari. Che hanno applaudito le due manovre per la prima volta negli ultimi 20 anni sul costo delle buste paga, se le sono inventate. No, guardi, le chiedo seriamente, senza polemica, mi spiega lei questo provvedimento? Me lo spiega lei questo provvedimento?
Vabbè, il taglio dell'IRPEF fino a 35.000 euro che è cresciuto al 7%, no? Giusto, ricordo bene adesso, ormai di qualche mese fa. E poi c'è l'una tantum che lei citava dei 100 euro l'anno prossimo, però è una tantum. Ma sono tutti interventi. La sinistra no, vabbè, ma ne ditevelo, perché sennò qua chi vi segue a casa si perde. 15 anni. E adesso fanno finta di non vederla, ma aspetta, Soranzo, dai, cioè, andiamo avanti, sennò qua no. Io penso che il tema non sia questo, penso che il tema bene, sia... ok. No, ma solo perché non dobbiamo prendere per i fondelli i cittadini, per cui dire che aumenteranno i salari, perché guardi, lei si è appena contraddetto. Lei invece per 15 anni forse ha fatto qualcos'altro, ma è giovane lei. Io sono un po' sì. Devo ammettere che ho anche questo piccolo Allora difettino. Deve, però guardi, non si preoccupi, il tempo è galantuomo e purtroppo ci tocca invecchiare a tutti. Però al di là di questo, Soranzo... Chi lavora, chi ha amministrato e magari con serietà e che vorrebbe continuare a ribadire che insomma c'è chi parla. Va bene, dai. Poi vi telefonate, sì, dai. Sì. Soranzo, aspetti, dai, sei un macello per chi vi segue, sì, non segue più a casa. Esatto. Dai, c'è Ibi, poi Savino, detto questo. Io ho fatto questa domanda perché penso che sul tema dei salari in questo paese abbiamo un serio problema. Abbiamo un serio problema innanzitutto politico, perché c'è un distacco totale dalla realtà. Quando, ad esempio, in questi mesi, con il centro-sinistra nel Parlamento italiano, abbiamo tentato di portare un minimo di civiltà, portando il salario minimo a 9 euro l'ora, un atto di civiltà. Soranzo, mi dirà anche lei che no, insomma, no, sennò minimo dopo 9 euro l'ora. No, 9 sennò euro l'ora io penso che sia il minimo. Ma il tema vero è che invece la politica dovrebbe rendersi conto di un'altra cosa. Vedevo prima i messaggini e c'era una signora che raccontava di 4 operatori luce e gas che li ha dovuti cambiare. Comunque le bollette rimangono altissime. La realtà è che in questo paese ad oggi, per poter vivere in maniera dignitosa, gli stipendi a cui facciamo riferimento, i famosi 1.300, i 1.400, i 1.500 euro, mi perdoni, non bastano più, ne servono almeno 2.000 al mese per poter fare una vita dignitosa. E io non ascolto e non sento nessuno della politica dire questo. E allora dico al deputato di Fratelli d'Italia che oggi è alla Camera, e guardi, sarò il primo a discutere col mio partito per votare una proposta di questo tipo. Ma cerchiamo, mi ascolti, ma cerchiamo di arrivare a un punto sulla questione del reddito delle persone. Ma no, allora, cioè, salario minimo. No, non è solo il salario minimo. Non solo questo, ma almeno 2.000. Avanino, diciamo. Guardi, solo una cosa e poi chiudo perché non voglio rubare altro tempo. Il tema è molto semplice, c'è un tema proprio della fiscalità. Dobbiamo rimmaginarci dove si pagano le tasse e perché si pagano le tasse. Le faccio un esempio. Io lavoro nel nord-est, lavoro nelle imprese del mio territorio e le assicuro che per chi crea lavoro, per chi genera ricchezza, per chi crea valore, per chi crea infrastrutture e innovazione, io sono il primo a togliergli tutte le tasse. Il punto invece è che io penso, mi ascolti, per creare lavoro, ricchezza, zero tasse. Il punto è un altro. Possiamo ragionare in maniera civile in un paese democratico, e cito, so che dà un po' fastidio perché sono i nostri cugini, ma cito la Francia, che qualche anno fa ha introdotto una patrimoniale del 75% sopra i patrimoni da 1 milione di euro. Allora io non so gli ascoltatori che ci ascoltano da casa. Quell'imprenditore che crea ricchezza si trova al 75% di questa, allora, no? Sì, il punto è un altro, Avarino. Il punto è che io penso che, al di là del fare i conti in tasca alle persone, penso che in questo paese chi ha di più debba dare di più. Va bene, fermo lì. Savino, patrimoniale, fumeranno diciamo a voi. Allora, no, questo... non è solo una patrimoniale, perché questo è il gioco dialettico con cui cancellare... Lei l'ha definita... No, è sui patrimoni, sui patrimoni, ma per patrimoni, va bene, chiaro. Ci sono gruppi e persone che in questo paese detengono milioni di ricchezza, sia immobiliare che ricchezza mobiliare. Aspetti lì, prego Savino. Non è che può fare un comizio, perché sennò... Allora, dai, adesso tocca a lei. Bisogna anche essere responsabili, no? Quindi le parole, non faccio pagare le tasse, cioè già non ci stanno in bocca a uno che fa politica, punto numero uno. Onorevole Savino, mi perdoni, non accetto però questo gioco proprio esplicativo e semplificativo. Lei ha parlato a sufficienza. Era dialettica politica e sa a cosa mi riferivo. Fermo lì, va bene, prego Savino. Allora,
Per quanto riguarda i provvedimenti di questo governo a sollievo dei lavoratori, sono il discorso che riguarda il cuneo fiscale e il discorso che riguarda la riforma fiscale, portando le aliquote in diminuzione. Quindi questi già sono due provvedimenti che vanno in quel senso. Se poi in maniera telegrafica, perché abbiamo tutti vogliamo dire la nostra, in maniera telegrafica, allora noi abbiamo dei problemi seri che riguardano un'economia probabilmente che è alla stagnazione. Abbiamo fatto pochi investimenti in ricerca e formazione e di conseguenza questo è un sintomo che, come dire, denota un po' un malessere dell'economia. Allora, in tutto questo andiamo ad inserire in questo momento, che seppur sono stati fatte delle manovre a sollievo dei lavoratori, tutto ciò è stato mangiato dall'aumento del tasso di inflazione ed in più abbiamo la sfortuna di quella che ci è capitata con la guerra in Ucraina. Cioè, questi sono quegli elementi, secondo me, che determinano il fatto che in questo momento i salari sono fermi. Questo da dire. Castelli. Io vorrei ricordare a tutti l'articolo 47 della Costituzione, che incoraggia e tutela il risparmio. Io sento il parlare di patrimoniale per dire che chi ha di più deve pagare di più e chi ha meno deve ricevere. Non vorrei sentirlo dire utilizzando la parola patrimoniale, perché allora prendiamo la Costituzione e la portiamo fuori. Aspetti, la prego, faccia finire Castelli, sì, sennò non capiscono nulla a casa. Vorrei dire che il motivo per cui c'è una grossa difficoltà a fare con le risorse nazionali il salario minimo che serve ed è necessario, ma bisogna spiegarlo a Bruxelles che è necessario, è perché per farlo senza ammazzare gli imprenditori e ammazzare lo Stato, che anche lei è un datore di lavoro, servono decisamente diversi miliardi, dai 4 agli 8 in relazione alle stime che vengono fatti di miliardi. Quindi se vogliamo il salario minimo, come è anche giusto che sia, perché le retribuzioni non bastano più per la sopravvivenza, bisogna spiegarlo a Bruxelles. Oggi 4,5 milioni di italiani decidono di non curarsi più perché non hanno abbastanza soldi per andare nel privato e trovano le file delle liste d'attesa troppo lunghe. Questi sono i dati. Per questo Bruxelles è un posto importante, per spiegargli che se noi diamo come Italia una marea di miliardi a questa Europa, allora poi riorganizziamo una serie di equilibri di servizi per vivere tutti un po' meglio. Se no, che cosa stiamo insieme a fare? Cioè, cosa? Sì, però le chiedo velocissimo, sì, veramente, devo chiedermi un'altra cosa. Allora, guardi, il tema è proprio sulle parole che utilizziamo. Semplificare con una patrimoniale, semplificare dicendo la patrimoniale è quell'imposta che va a toccare direttamente il patrimonio delle persone per fare i brutti e cattivi. Se costruiamo così la logica, vi assicuro che sarà per sempre una proposta inattuabile. Io penso invece che in termini di civiltà, nel 2024 nel nostro paese, abbiamo la necessità di andare a discutere il nostro sistema fiscale. Perché non so se i miei interlocutori se lo ricordano, ma l'IRPEF in questo paese la pagano i redditi da lavoro dipendente e i pensionati. E io penso che su questo argomento noi invece dobbiamo avere la capacità di costruire nuovi sistemi di finanziamento attraverso le tasse. Vi faccio un esempio concreto. Negli ultimi mesi, sulla questione proprio citata anche dall'onorevole Savino, sulla questione dell'energia, in questo paese i grandi gruppi dell'energia hanno deciso di speculare. E quella speculazione poi non è diventata tassazione per noi, in nessun modo. Qualcuno ha parlato di una norma sugli extra profitti. Sì, vabbè, che poi fantastico, non sono usciti. Sapete quanto gettito ha creato? No, zero. Niente, questo zero. Lo sappiamo. Boom. Sbagliò Draghi, allora, non si è sistemata, sì, neanche. Ferdinando, mi perdoni e poi mi tappo. Sì. Un'Europa nuova la riusciamo a creare se abbiamo la capacità anche noi di andare a discutere seriamente di questi argomenti, perché in questi 20 anni in Unione Europea ci abbiamo mandato gli ultimi. E infatti questa volta qui, almeno per quanto riguarda il mio partito, con Alleanza Verdi Sinistra, ho deciso che sosterremo la Cugini, che è una persona incredibile della città di Verona, che va sta bene. Dando Fermo un lì. Contributo Savino, importante. Savino, se vuole rispondere su questo e se ci dà una spiegazione di cos'è sta cosa del redditometro. Aspetti che l'audio è disattivato, ecco. Ecco, sì. Allora, innanzitutto volevo specificare che l'IRPEF lo pagano tutti i cittadini, è un'imposta che tutti i cittadini residenti in Italia o che in Italia generano reddito pagano l'IRPEF, quindi non è che gli autonomi non pagano l'IRPEF. Allora, al netto di questo, una piccola precisazione. Il gettito è pagato dai lavoratori dipendenti e dai pensionati. Però, no? Allora, tutti pagano l'IRPEF. Tutti, nessuno escluso.
Quindi cominciamo con dire questo. Bene, punto numero uno. Per quanto riguarda il redditometro è uno strumento datato, ma è uno strumento vecchio, uno strumento che probabilmente non ha più senso di esistere. Allora, per quanto riguarda Forza Italia, chiaramente questo è un argomento di discussione, noi di questo faremo degli approfondimenti, però per quanto ci riguarda, in prima istanza, in prima battuta, mi rendo conto che appunto è uno strumento che adoperavo ancora io, parliamo di oltre 20 anni fa, quando facevo, lavoravo dal commercialista. Quindi è chiaro che probabilmente per quanto riguarda noi, per quanto riguarda le linee di indirizzo di Forza Italia, noi siamo più propensi a sponsorizzare un po' il concordato preventivo, che è qualcosa di un po' più moderno, un po' più agile ed è di più facile soluzione. Perciò credo che, ancora questa è una notizia appunto che abbiamo ricevuto oggi, ma non credo che sia uno strumento valido, che sia al passo coi tempi. Lo vedo uno strumento obsoleto, sinceramente. Va bene, non so se Soranzo vuole replicare, perché qua non si capisce appunto sia Fratelli d'Italia, almeno questa è l'intesa che vuole riportare questo strumento. E poi voglio capire se avete inteso che fa Salvini poi dopo, se viene con qualcuno dei gruppi che vi riguardano. Prego, Soranzo. No, guardi, al di là di tutto io condivido che è uno strumento che si è superato e comunque eventualmente non sarebbe questo, un po' come qualcuno voleva portare far in qualche modo passare che non ci siano gli strumenti per aiutare le famiglie al sostegno per coloro che non hanno un reddito. Esiste già una misura che sta dando dei buoni risultati, molto diversa da quella di prima, il reddito di cittadinanza. Perché poi i provvedimenti devono avere comunque un pilastro su cui fondarsi di, come dire, concretamente di applicazione e che possa raggiungere il risultato per cui viene in qualche modo pensato. Il reddito di cittadinanza era partito per incentivare a reinserimento al lavoro, è diventato poi un sostituto del reddito di inclusione che tra l'altro funzionava benissimo. Oggi noi abbiamo ripristinato una misura che va a sostegno di coloro che non riescono a lavorare, che non hanno un reddito e quindi un sostegno economico sufficiente a avere una vita dignitosa. Detto questo, vorrei ricordare che siamo nell'epoca dove tutte le stampanti fiscali in tempo reale, che abbiamo i pagamenti tracciati più probabilmente di tutti tantissimi paesi e anche altri paesi in Europa. Abbiamo un controllo serrato giustamente da parte delle agenzie delle entrate. Oggi le autorità hanno quasi in tempo reale tutti i dati e possono monitorare oggi qualsiasi transazione, molto più di qualche tempo fa, tant'è che si è visto molti dei risultati anche in ambito del recupero dell'evasione fiscale con record che non aveva mai visto prima. Quindi al di là di questo, sicuramente sarà uno strumento che andrà nella direzione di non certamente fare, come dire, non il redditometro che abbiamo conosciuto, ma sarà uno strumento che sarà vicino al contribuente e che di fatto potrà comunque dare in una fisionomia di fisco amico uno strumento in più e non certamente un appesantimento o qualcos'altro. Comincio da lei, ma Salvini si avvicina a voi, cioè non potrebbe non andare più nel gruppo Identità Democrazia, almeno con i tedeschi e insieme a Le Pen con i conservatori, non, poi vedremo il Partito Popolare Europeo, ma dubito. Cioè, come la interpreta la mossa di oggi? Io interpreto che alla fine il nostro, che piaccia o no, qualcuno anche che ascoltavo prima, che piaccia o no, noi abbiamo messo da anni in discussione l'Europa che abbiamo conosciuto e siamo ancora di questo avviso. In un anno e 10 mesi la Presidente Meloni, senza avere una variazione in nessuna parte dei numeri in Parlamento, perché i numeri sono quelli di prima, l'Italia è riuscita in qualche modo a bloccare o a far cambiare direzione a un'Europa che prima nemmeno voleva sentirne parlare in tantissime materie, in tantissimi settori. L'ultimo sul motore, il motore endotermico. Abbiamo il cambiamento che noi ci vorremmo augurare si potesse in qualche modo realizzare con la scadenza dell'8-9 giugno, di avere una maggioranza diversa che vede un'alleanza diversa del Partito Popolare Europeo. Quindi benvenuto Salvini nei conservatori. Che ha visto un'alleanza con il centro-sinistra per tantissimi anni, quasi praticamente da quando è nata, ha un'alleanza con il centro-destra unito.
e quindi con i conservatori. Se questo fosse possibile, l'approccio in tutte le materie cambierebbe. Cambierebbe la tipologia di Europa che abbiamo visto in modo importante, cambierebbe la politica della difesa dei confini, cambierebbe la politica in tantissime materie, che l'Europa sarebbe più orientata su alcune strategiche scelte, lasciando spazi ai paesi membri invece sulle peculiarità, ascolterebbe, farebbe i provvedimenti più vicini ai cittadini, non distante come l'abbiamo visto oggi. Che abbiamo visto invece più vicini a multinazionali e meno invece ai cittadini. Allora, diciamo, nel solco di quello che ha detto anche l'altro giorno Giorgia Meloni, quello che abbiamo fatto in Italia, no, il cambiamento, cioè l'equilibrio del centrodestra, lo vogliamo fare in Europa. Fermo lì. Savino mi dice cosa ha capito, allora la vedo difficile, ma in realtà Tajani che ha detto, no, finché stanno con questi qui non possono arrivare da noi. Castelli, arrivo anche da lei, Cioè, finché Salvini è alleato con quelli lì, che adesso hanno mollato, lui e la Le Pen non potranno mai entrare nel Partito Popolare Europeo. Cioè, insomma, che cosa sta succedendo? Me la dà una ricostruzione? Politica qua, No, io personalmente ricostruzioni non le ho, non le faccio, non mi interessa farle. Noi sappiamo dove stiamo, sappiamo che stiamo nel Partito Popolare Europeo, sappiamo esattamente la nostra collocazione, quindi fare un poco fantapolitica in questo momento non mi dà nessuna soddisfazione. Di conseguenza credo che ognuno poi faccia i conti a casa sua. Credo che farebbero bene forse per una volta a decidere da bel principio con chi stare, solo questo posso dire, altro no. Castelli e Ciaibi, vi chiedo veloci perché vi devo far rispondere anche al sondaggio del quale daremo il risultato tra poco. Prego Castelli. Su cosa? Su questo? Sì. Io devo dire, credo che ci sia un unico modo per essere ficcanti in un momento storico così importante come quello che l'Europa vive, dove gli europeisti più convinti vogliono anche loro modificare questa Europa, e noi, la Lista di Libertà, vuole essere lì presente a dire che questa Europa, se vuole essere più forte, deve lasciare l'autonomia vera ai territori e lasciare le proprie identità, altrimenti avremo un'Europa solo delle grandi multinazionali. Quindi quello che decideranno Salvini e Le Pen lo vedremo, noi sicuramente decideremo come impostare la nostra politica europea in relazione a chi accetterà i punti del nostro programma, 20 punti che sono chiari a tutti e che parlano di libertà di potere entrare in un'istituzione senza condizionamenti o cambi di vedute in relazione a che cosa fa più comodo, affrontare temi veri come quelli che riguardano gli agricoltori, i pescatori, cose che peraltro molti europarlamentari o che oggi si dicono contrari hanno poi votato in maniera favorevole. Ciao Evi. Guardi, del partito Lega Nord, Salvini Premier, ponte sullo stretto di Messina, non me ne occupo. Non vede una mossa... Non me ne occupo, non è mio, mi hanno insegnato che non si commentano le vicissitudini degli altri, il centrodestra ha la sua situazione, di mettermi lì a fare, come dire, ricostruzioni non ho nessun interesse. Ricordo solo che il partito Lega Nord, Salvini Premier, ponte sullo stretto di Messina, lo conosciamo ormai da diverso tempo. Cosa risponde al sondaggio di stasera? Poi vedremo il risultato, tra un minuto. Esercito unico in Europa. Perfetto, perché non vedevo ancora la risposta. No, la risposta la vedremo dopo. Lei cosa dice? Ma allora, sulla questione dell'esercito unico, noi siamo sempre stati favorevoli, anzi, proprio all'interno di un quadro europeo in cui ci sia un'Unione Europea che funziona, noi pensiamo che avere un sistema di difesa europeo sia una tutela per i cittadini europei e per i cittadini italiani, soprattutto vedendo ciò che succede attorno a noi nel mondo, a pensare al conflitto che abbiamo dietro casa tra Ucraina e Russia, dove l'Ucraina appunto è stata invasa. E ad oggi sono passati ormai 2 anni e siamo ancora in una situazione altamente stagnante, purtroppo, e invece abbiamo quello che succede in Palestina, che succede quotidianamente, costantemente, con l'impossibilità di Unione Europea di intervenire e di giocare invece un ruolo attivo in un contesto di quel tipo. Cioè a favore dell'esercito unico in Europa? Io sono a favore a tutti. Savino e Soranzo, prego, dica. Sì, siamo sempre stati a favore del sistema di difesa europeo, ma perché su questo ci darebbe anche la possibilità di ricostruire nuovi sistemi di difesa e di tutela nell'area del Mediterraneo e in Europa. Velocissima, Savino, cosa ne pensa? Una risposta al sondaggio, così Soranzo, dai che devo poi farvi vedere l'esito. Sì, beh, da sempre, da
è stato il presidente Berlusconi il primo a lanciare l'idea della, della sicurezza e difesa comune, quindi noi siamo sicuramente favorevoli, è un punto fondante anche proprio del nostro programma elettorale in Europa, e chi come noi viene poi da aree di confine non può vedere altre soluzioni che proprio avere una difesa comune con anche la possibilità di interfacciarsi e di avere anche informazioni comuni, no? Quindi poter circuitare informazioni importanti al fine di della sicurezza dei cittadini. Sa bene che adesso abbiamo il problema della sospensione di Schengen, noi sul confine orientale già da tempo, ed è evidente che probabilmente con una difesa comune, con intenti comuni, probabilmente non ce ne sarebbe la necessità. Soranzo, ho 10 secondi, eh? No, semplicemente sicuramente ci deve essere un coordinamento, ci deve essere sicuramente una politica alla difesa dei confini che deve essere unica dell'Unione Europea e di questa Europa. Sulle politiche della difesa sicuramente il coordinamento serve, però con un'attenzione alle peculiarità di ogni Stato. Quindi sicuramente può diventare un gigante importante nella politica di difesa, sicuramente può esserci un ragionamento sull'industria della difesa. Ribadiamo che crediamo sia non solo necessario ma doveroso che tutti i governi si possano attrezzare per attuare la politica della difesa propria nazionale, perché credo che sia un dovere di un qualsiasi governo, di qualsiasi Stato, dare tranquillità ai propri cittadini che esiste un sistema e delle dotazioni della propria difesa per autodifesa e non per aggressione, anche di carattere militare. Vediamo il risultato del sondaggio, dai, più di 1300 risposte. Vince di un pelo il no. Un esercito unico in Europa, no del 53,1%, sì 46,9%. Va bene, grazie a tutti per essere stati i nostri ospiti. Dopo la pubblicità con Maurizio Paniz torniamo a capirne qual è la svolta, se c'è, nel caso una bomber. Il DNA di una bomber sarebbe emerso analizzando vecchi reperti grazie a nuove tecniche investigative. È la notizia diffusa stamani da alcuni quotidiani locali, che però non trova riscontro dagli ambienti della Procura di Trieste, se non per quanto riguarda le analisi più precise alla luce degli strumenti di ultima generazione su un numero consistente di reperti relativi agli attentati compiuti dal misterioso bombarolo del Nord-Est dal 94 al 96 e dal 2000 al 2006 nelle province di Pordenone, Udine, Treviso e Venezia. Al momento dunque non ci sarebbero novità di rilievo, anche perché un DNA era già stato estratto in passato, come ci ha confermato lo storico difensore dell'ingegnere Elvo Zornitta, per anni principale sospettato e poi scagionato, ma rientrato tra gli indagati di questo filone bis dell'inchiesta. L'avvocato Maurizio Paniz è a dir poco perplesso sulle notizie diffuse oggi. Primo, è inconcepibile che una notizia di questo genere, se corrispondente a verità, venga fuori senza che la difesa del principale indagato sia mai stata informata. Io non ho mai ricevuto nessuna notizia, né dal GIP, né dalla Procura della Repubblica, né dagli inquirenti, né dai consulenti d'ufficio, né dai consulenti di parte, di un risultato di questo genere. Sono felicissimo che venga fatto qualsiasi approfondimento che consenta di individuare, se possibile, l'autore o gli autori di questi attentati accaduti tra i 30 e i 20 anni fa. Però, terza considerazione, nutro dubbi, per non dire la certezza del contrario, che i reperti siano stati conservati in maniera tale da garantire che non vi siano state manipolazioni. L'inchiesta su una bomber è stata riaperta 2 anni fa in seguito a quanto rilevato dal giornalista Marco Maisano e a 2 delle vittime che hanno chiesto e ottenuto di riesaminare alcuni reperti. Nel fascicolo figurano i nomi di 32 persone, delle quali una è deceduta, molte delle quali hanno già consentito al prelievo del DNA. Nel marzo scorso i periti Gianpietro Lago ed Elena Pilli, quest'ultima con competenze specifiche proprio nell'estrazione del DNA mitocondriale, hanno chiesto una proroga per portare a termine un lavoro definito corposo. Allora, così anche per riepilogare un po' gli ultimi avvenimenti con quello che nelle ultime ore sembrava dare una svolta che
devo ammettere a coloro che ci seguono, non era chiara a noi tutti, ecco. E poi, in effetti, tra poco ascolterete un ulteriore servizio che è la nostra intervista al procuratore capo di Trieste, Antonio De Nicolo, che specifica quella notizia a nostre domande precise e quanto in una parte risponde anche all'avvocato Maurizio Paniz, che è qui presente. Buonasera, grazie. Buonasera. Per essere con noi, avvocato, ci aiuti grazie. A capire. Mi pare di intendere che la sua dichiarazione ai nostri microfoni si articoli su tre punti. Il primo è: trovo incredibile che una notizia così, se c'è, esca sui giornali senza che noi lo sappiamo. Secondo punto: siamo a disposizione massima per ulteriori approfondimenti. Terzo: nutro dubbi su come sono stati conservati quei reperti che oggi si vanno ad analizzare. Faccio il punto, che poi riepilogheremo ulteriormente. Ci sono 31 persone delle quali è stato richiesto, no, il DNA. Si vedrà poi a ottobre l'effetto di questo controllo. Ora, io non ho capito, abbiamo o no il DNA di una bomber? Francamente non lo so, io ho letto, come molti, alcuni giornali locali che qualche giorno fa hanno diffuso la notizia che sarebbe stato individuato il DNA del presunto responsabile dei fatti ascritti apparentemente ad una bomber. L'ho letto, non ho avuto nessuna indicazione da parte di chi avrebbe altrimenti dovuto informarmi, prima fra tutti i consulenti di parte a seguito di incontri con i consulenti d'uffici, gli ambienti della procura, degli investigatori, del GIP. Nessuno mi ha detto assolutamente niente. Naturalmente so che sono in corso da circa un anno questi supplementi di indagine, che io ritengo assolutamente doverosi e che mi fa piacere vengano svolti. Se la notizia è vera, trovo francamente incredibile e anche disdicevole che sia stata fatta filtrare da qualcuno. Se la notizia non è vera, ne prendo atto con piacere, perché questo conferma la mia stima assoluta nei confronti del mondo degli inquirenti, in particolar modo del procuratore De Nicolo e del sostituto dottor Frezza. Sono persone che conosco da molto tempo e nei confronti dei quali nutro la massima fiducia. Posso chiederle il suo assistito Elvo Zornitta come ha reagito, non so se a questa notizia vi siete sentiti, o comunque a questi mesi di ulteriore sofferenza dopo tutto quello che sappiamo ha patito, e ha scelto, dichiarandolo più volte, di non intervenire più, no? Di non rilasciare. Guardi, L'ingegnere Zornitta per questa vicenda ha sofferto indebitamente moltissimo. È stato a suo tempo indicato come addirittura il presunto una bomber, anzi l'una bomber diretto nei primi messaggi giornalistici del 2006. Per fortuna la verità è emersa. Abbiamo scoperto che un inquirente aveva violato i propri doveri e aveva alterato una prova. Il Lamierino, no? Il celeberrimo Lamierino, Ezio Zerna. L'ingegnere Zornitta è stato totalmente scagionato, per cui è di una tranquillità assoluta sullo sviluppo anche di questo ulteriore accertamento istruttorio. Venga fatto, va benissimo. Il DNA dell'ingegnere Zornitta è stato consegnato quasi 20 anni fa agli inquirenti, nel 2005-2006. Quindi verifichino tutto quello che vogliono per quanto riguarda l'ingegnere Zornitta. Nei confronti di altri io non mi esprimo, non sono in grado di avere elementi di valutazione. Quello che ripeto è: se la notizia che è uscita sui giornali qualche giorno fa è vera, è veramente incredibile che sia filtrata. Se non è vera, prendiamo atto che sono in corso ancora gli accertamenti che sapevamo da un anno essere in corso, e al mese di ottobre, quando ci sarà il deposito della perizia, vedremo quali saranno i risultati, se ci saranno dei risultati. Allora, tra poco così andremo in pubblicità e dopo la pubblicità le farò vedere cosa dice il procuratore De Nicolo insieme a Frezza, e tra l'altro De Nicolo le risponde perché aveva visto questa nostra intervista che ho appena trasmesso prima e poi nei nostri telegiornali, quindi poi evidentemente le risponde. Le faccio una domanda per assurdo, conoscendo che lei è uomo che parla per competenza e carte e quindi difficilmente mi risponderà. Dovesse essere trovato in questi, si dovesse trovare in questi nuovi, con queste nuove analisi, in uno dei reperti il DNA
diciamo di Alvozornita, così come di qualsiasi altro, non significherebbe necessariamente che questa persona è una bomba. Intanto escludo nella maniera più assoluta che si reperisca il DNA dell'ingegner Zornita. Lo escludo nella maniera più assoluta, avendo già documentato ampiamente la totale innocenza dell'ingegner Zornita, addirittura l'impossibilità matematica che possa aver compiuto alcuni degli attentati degli anni 2000 erotti, perché è stato provato a suo tempo che non si trovava in zona, che era addirittura a 1000 chilometri di distanza, che non si era mai allontanato dal posto dove si trovava all'epoca in vacanza, e in quel periodo era addirittura monitorato minuto per minuto. Tant'è vero che a suo tempo il procuratore generale di Venezia, quando io mossi questa obiezione, mi disse: beh, però l'ingegner Zornita potrebbe essere non l'autore materiale dei fatti, ma l'autore morale, ed essere in concorso con qualcuno. Quindi, se fosse stato eventualmente l'autore morale, evidentemente il suo DNA non ci sarebbe nei reperti. Ed è quindi chiaro che l'ingegner Zornita è totalmente scagionato da qualsiasi tipo di possibile rischio al riguardo. Nei confronti di altri, ovviamente, non ho nessun elemento per poter dire, certo, che ci siano prove o non ci siano prove. Come ho già ripetuto molte volte, come difensore dell'ingegner Zornita e interpretando il suo pensiero, sono solo felice che gli inquirenti abbiano ripreso in mano questa vicenda e abbiano deciso di fare degli ulteriori approfondimenti istruttori, soprattutto alla luce di nuove tecniche investigative che in questo ventennio sono state scoperte dal mondo scientifico. Non so quali saranno gli eventuali risultati. Se dovessero esserci dei risultati che interessano in qualche modo la posizione mia di difensore, ovviamente interverrò, e interverrò anche con riferimento a quei punti che ho già segnalato relativi alla conservazione dei reperti. Che adesso ci spiegherà. Aspetti, avvocato, perché questo è un passaggio interessantissimo. Allora, ci fermiamo pochi istanti, Tony, e poi vediamo appunto la risposta, già, la nostra intervista al procuratore De Nicolo, che però nasconde una risposta indiretta anche all'avvocato Paniz. A tra poco. Allora, siamo di nuovo con l'avvocato Maurizio Paniz. Vi faccio sentire, come anticipato, il procuratore De Nicolo sulla rivelazione o meno, insomma, di questi ultimi giorni. Con attenzione a due passaggi. Il primo: è una novità o meno quello che stiamo commentando? E già questa è una risposta importante. E secondo: la conservazione di questi reperti. Ascoltate. Guardi, il DNA è stato già trovato parecchi anni fa e fu anche confrontato con quello che allora era il principale indagato. Adesso è in corso l'acquisizione da parte dei periti di un tentativo di estrazione di DNA dei reperti utilizzabili. Su questa attività dei periti c'è un riserbo strettissimo, stanno lavorando con grande attenzione e grande cura, e proprio il collega Frezza, che è coassegnatario come del fascicolo, è andato all'ultima udienza, che mi sembra era in aprile, e i periti hanno chiesto e ottenuto un differimento ad un'udienza di ottobre. Il procuratore capo di Trieste, Antonio De Nicolo, fa chiarezza in merito alle indagini sul caso Una Bomber dopo la diffusione di indiscrezioni sull'estrazione del DNA dall'analisi di vecchi reperti. I periti del GIP Gianpietro Lago ed Elena Pilli, quest'ultima con competenze specifiche proprio nell'estrazione del DNA mitocondriale, hanno chiesto una proroga per portare a termine il loro lavoro. Insieme a De Nicolo, del fascicolo e coassegnatario Federico Frezza. Siamo sostanzialmente al punto di prima. Il passaggio è che c'è un incendio probatorio che il GIP sta conducendo e quindi esaminano il DNA, poi stanno in laboratorio e guardano cosa salta fuori. Se salta fuori un DNA confrontabile, bene, altrimenti no, ma non c'è nessuna novità. Non riusciamo a capire perché è uscito sulla stampa una non novità, non c'è nulla di nuovo.
Quanto ai forti dubbi già sollevati da una parte della difesa degli 11 iscritti sul registro degli indagati sullo stato di conservazione e sulla possibilità di manipolazione nel corso degli anni del contenuto dei fascicoli d'inchiesta, questa è la risposta dei magistrati. Io i reperti posso dire che erano stati tenuti nel nostro deposito, erano comunque tutti quanti chiusi, nessun oggetto che viene adesso esaminato dai periti è stato aperto e guardato da nessuno. L'involucro esterno che li conteneva può essere stato esaminato, non l'interno. Per intenderci, un cappello contenuto in una piccola custodietta trasparente è rimasto all'interno della custodietta trasparente e non è stata neanche manipolata la custodietta trasparente. Cosa che è stato manipolato è una busta esterna al cui interno c'era questa custodietta trasparente. Ecco, sotto questo profilo, sull'integrità dei reperti, noi siamo tranquilli, pur non avendoli conservati con particolari modalità distinte dalla conservazione dell'intero fascicolo processuale. Ci sono delle tecniche nuove di amplificazione, la PCR, eccetera, cioè cose che non c'era una volta. Quindi oggi si trova, come dire, del DNA che prima non si trovava, c'era ma non veniva. Però se poi naturalmente, come può rovinarsi una bottiglia di vino, si veramente parlo da profano, può darsi che si degradi naturalmente dopo tanti anni, ma questo sarà una cosa che i periti diranno, ma se si degrada probabilmente non riescono neanche a estrarlo. Allora, non c'è nessuna novità, lo dice Frezza accanto al procuratore capo De Nicolo. Poi per carità, non so, nessuno di noi è nato ieri, può esserci una novità in realtà non ancora conclamata, non so come definirlo diversamente, o comunicata a voi stessi. E il secondo la riguarda, è quello della conservazione. Partiamo da questo? Quale il primo? Tutti e due. Cioè, beh, certo. Anche la prima notizia, perché se alcuni quotidiani sparano a tutta pagina, addirittura a doppia pagina, la notizia che vi sarebbe stato individuato il DNA di una bomber, evidentemente o si sono inventati la notizia completamente e questo naturalmente influenza ben poco la credibilità di quei giornali, perché se hanno inventato una notizia certamente non possono essere apprezzati, oppure è vero che non c'è nessuna novità e io lo apprendo con molto piacere. E questo è il primo punto. Poi c'è il secondo punto. Naturalmente non posso aspettarmi che il procuratore mi dica che vi è stata una manipolazione dei reperti e una non conservazione precisa. Evidentemente il procuratore fa bene a sostenere la tesi che i reperti sono stati perfettamente conservati, eccetera, secondo quello che ha detto. Io ho naturalmente massima stima nei confronti del dottor De Nicolo, che conosco da decenni e con il quale ho avuto molte occasioni di confronto. Tra le altre cose è stato uno dei magistrati che si è occupato della vicenda Zernar, perché ha, credo, costituito parte del collegio che ha confermato la sentenza declaratoria di responsabilità dell'allora ispettore Zernar, quindi non posso che avere il massimo della fiducia nei suoi confronti e la ribadisco molto, molto volentieri. Sulla conservazione dei reperti, se sarà necessario, discuteremo a suo tempo, ripeto, se sarà necessario. Io ricordo bene quello che a me ha detto il giornalista Maisano quando è andato nella sala dove si trovavano i reperti, ricordo bene quello che mi ha detto in ordine al modo con il quale i reperti erano conservati, ricordo bene quello che mi ha detto a proposito del trasporto di alcuni reperti, poi vedremo se mi ha detto la verità oppure se non mi ha detto la verità, ma ripeto, questo è un tema che in questo momento non ho nessun motivo per affrontare. In questo momento ribadisco la mia felicità perché una procura della Repubblica normalmente dopo 10-15 anni si lascia perdere lo sviluppo di indagini eccetera, invece questa volta si è presa carico di approfondire alla luce di tecniche nuove fatti importanti quando anche remoti e va a fondo per gli accertamenti del caso. Quindi io non posso che esprimere tutta la soddisfazione. Ho sempre ribadito in tantissime interviste che l'ingegner Zornita ed io come suo difensore avevo il piacere che venisse fatto un accertamento ulteriore, perché voglio la ricerca della verità e vorrei che la verità potesse emergere, questo nell'interesse di tutti i cittadini del Triveneto che sono stati particolarmente colpiti da questa vicenda.
Anche per esempio delle giovani, no? Delle ragazze che... Ma non solo loro, tutte le parti offese, perché tutte, certo, c'è tanta gente che ha sofferto ultimamente. Quindi. Ecco, c'è tanta gente che ha sofferto per queste vicende, gente che è stata ferita portando le conseguenze di queste ferite per lunghissimo tempo. A tutte queste persone va la mia solidarietà di cittadino prima che di difensore dell'ingegner Zornita, e naturalmente va la solidarietà anche dell'ingegner Zornita, che a suo modo è purtroppo una vittima molto delicata e molto sofferente per questo tipo di vertenza. Senta, allora diciamo le ipotesi possono essere più di una. Ricordo Maisano, appunto, come diceva anche Laura Buccarella nel servizio, è il giornalista che curava un podcast che analizzò tutte le carte, appunto vide anche i reperti. A quel punto, da questo suo servizio giornalistico, nel reportage ne è nato questo nuovo sviluppo di indagine. Allora, è possibile, dei 31 mi sembra non tutti abbiano dato il via libera al prelievo del proprio DNA? So che non è sua competenza. Che la difesa di Zornita non interessa. Io non lo so se tutti l'hanno dato o non dato. Io so che l'ingegner Zornita il DNA l'ha dato fin dal 2005-2006, certo. Quindi parliamo di 20 anni fa. Quindi, qualora ci fosse, sto cercando di interpretare delle ipotesi, qualora ci fosse un nuovo DNA, potrebbe essere di questi 31 che tra quelli che non hanno consegnato il proprio DNA, ma lasciamo perdere. Potrebbe. Oppure potrebbe essere di nessuno di questi. Ma almeno si saprebbe che c'è un DNA. E questo DNA andrebbe inserito nella banca dati nazionale, e se prima o poi l'autore incorre in qualche problematica giudiziaria potrebbe essere reperito. Ma mi faccia capire, su tutti i reperti che lei conosce non è mai stato rilevato DNA? Sono stati rilevati molti DNA, sono state fatte molteplici analisi, ma nessun DNA rilevato è stato considerato compatibile con le persone che erano state all'epoca indagate. Senta, è un'ipotesi fantascientifica quella di fare uno screening allora dei DNA, qualcuno, no? Si leggeva anche in questi giorni, di chi? Dei residenti del nord-est, è impossibile, cioè volontariamente dovremmo andare tutti a... Teoricamente è possibile, ricordiamo il caso della povera Yara Gambirasio, dove un intero paese è stato sottoposto a una verifica di questo genere, reperendo dei risultati che sono poi stati considerati efficaci per l'affermazione di responsabilità di Bossetti, se non ricordo male il cognome, del omicidio tale ritenuto. Sì, e appunto indagine nella quale era coinvolta lato indagini, proprio la consulente Elena Pilli, che adesso insieme al comandante dei RIS di Parma, Don Pietro Lago, è tra i consulenti in questo caso. Sul fronte del risarcimento, più volte abbiamo parlato anche della difficoltà stessa per Zornita di avere un risarcimento. Come c'è stato com'è un finita? Lungo percorso giudiziale che si è concluso in primo grado con una vittoria dell'ingegner Zornita, che ha ottenuto un, io dico, parziale rimborso. È stato molto faticoso anche ottenerlo dopo le sentenze di condanna del Ministero degli Interni e del Ministero della Giustizia. Ho dovuto arrivare al pignoramento per conseguire il risultato economico. Insomma, poi alla fine quella parte è stata corrisposta, però è una parte che noi consideriamo assolutamente non sufficiente, tenuto conto della consistenza e della gravità dei danni che l'ingegner Zornita ha subito. E quali sono le nuove tecniche, lei che conosce molto bene, gli aggiornamenti anche sul fronte delle indagini che potrebbero dare dei riscontri? Ci sono straordinarie tecniche investigative che hanno portato anche in tempi recenti a dei risultati molto buoni. Io ricordo un caso che è passato agli onori della cronaca, quello della contessa Filo della Torre, una signora di Roma, abitava ai Parioli, era stato indagato il marito e poi sono state fatte altre indagini.
indagini sulle persone vicine, tra le quali il filippino che all'epoca lavorava per lei. Il filippino era stato scagionato, non si erano reperite delle soluzioni adeguate. Dopo una quindicina d'anni, con le nuove tecniche investigative, si è trovato un DNA compatibile apparentemente e poi addirittura identico a quello del filippino, e dopo una quindicina d'anni il filippino ha confessato il reato. Quindi le tecniche investigative più moderne portano dei risultati. A me fa piacere se la giustizia recupera dei vecchi casi importanti che sono rimasti senza un responsabile e sviluppa attraverso tecniche investigative nuove qualsiasi tipo di indagine. Questo è quello che io ritengo debba fare la giustizia, perché i fatti efferati che hanno colpito l'opinione pubblica, mi dispiace quando rimangono senza l'individuazione di un responsabile. Naturalmente il responsabile deve essere un responsabile certo, e su questo qualche volta perplessità possono sorgere, perché non sempre le condanne, soprattutto quando sono legate alla mancanza di prova matematica del reato, ma sono legate a degli elementi, come dire, di investigazione collaterali o degli indizi, non sempre sono convincenti. Senta, le ipotesi sono state tante anche negli anni, no? Che il vero una bomber possa essere morto, deceduto, che una bomber fossero più di uno. So che lei mi dirà non ha importanza, allora, la mia idea. Lei si è fatto un'idea possibile. Quante volte gliel'ho chiesto, gliel'abbiamo chiesto? Dobbiamo essere chiari. Ci sono due fasi. Una fase dal 94 al 96, sì. Una seconda fase dal 2000 al 2006. Già il fatto che il presunto, i presunti una bomber siano stati 4 anni inattivi lascia qualche margine di perplessità. Seconda considerazione. Gli inquirenti hanno ritenuto di unificare l'indagine su tutti i reati, partendo legittimamente dalla convinzione che potessero essere frutto di un'unica mano. Ma nella realtà non c'è nessuna prova che siano frutto di un'unica mano. Tant'è vero che nel provvedimento di archiviazione del 2009 si accenna al difetto di prova della unicità di mano nella commissione di tutti i vari reati. Terza considerazione. Anche quando si indagava, e l'ho accennato prima, sull'ingegner Zornitta, c'era la prova matematica che alcuni reati non potevano essere a lui ascrivibili, perché monitorato minuto per minuto, 24 ore su 24, per tutti i giorni legati a determinati reati e avuta la certezza matematica che non poteva averli compiuti, si è ipotizzato che ci fosse un autore materiale diverso e che lui fosse il cosiddetto autore morale. Ma evidentemente anche questa è una tesi che non ha dei supporti obiettivi. Queste indagini potrebbero comunque consentire di arrivare a un risultato, cioè identificare un possibile DNA. Se questo DNA poi si riferisce a un unico ordigno o a una pluralità di ordigni, almeno avremmo l'accreditamento sulla unicità della mano che li ha compiuti. Però stiamo parlando di tesi che sono in questo momento sfornite di qualsiasi elemento di prova certa. Allora, Tony, ci fai vedere l'ultimo passaggio che in realtà dal punto di vista cronologico è il primo, anche per ricordare cosa succede e di qui ai mesi dopo l'estate, quando appunto ci sarà la prossima udienza. Vediamo. Adesso il confronto verrà fatto nei confronti di queste altre persone, la cui verifica era stata solo prospettata, e ovviamente questa è un'attività che determina un allungamento dei termini, per il quale oggi quindi è stato rinviato il procedimento appunto al 14 di ottobre. Quante persone sono? Dalla lista che abbiamo visto intorno a una ventina di persone.
Con la ventina di nuovi nomi che si aggiungono agli 11 indagati, sono in tutto 31 le persone coinvolte nell'inchiesta su una bomber riaperta dalla Procura di Trieste nel novembre del 2022. Lo hanno appreso questa mattina gli avvocati difensori di alcuni degli indagati nel corso della breve udienza convocata dal giudice per le indagini preliminari Luigi Dainotti e rinviata al prossimo 14 ottobre. I 20 nomi non sono in realtà nuovi, in quanto figurano in un allegato agli atti dell'inchiesta, ma non risultano indagati. L'allargamento della platea di indagati era già previsto fin dall'inizio dell'indagine. Questi nominativi sono già contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Non si capisce perché non fossero però già stati inseriti nella lista degli indagati. Fatto sta che così non è stato, pertanto a questo punto si allarga la platea e è necessario più tempo per espletare le operazioni. A questo gruppo di persone verrà chiesto di sottoporsi volontariamente al prelievo del DNA. In caso di diniego il GIP potrà valutare se disporre il prelievo coatto. La maggioranza degli 11 indagati ha già accettato di fornire il DNA, che sarà analizzato e messo a confronto con i reperti trovati sui luoghi degli attentati del bombarolo del Nord-Est dal generale Gianpietro Lago, comandante dei RIS di Parma, e dall'antropologa molecolare forense Elena Pilli dell'Università di Firenze. C'è effettivamente una difficoltà di comunicazione tra i periti del giudice e i periti di parte. Cioè, tant'è vero che noi apprendiamo poi così, in questo caso addirittura dalla stampa, che sarebbe stata allargata la platea. Tra gli 11 indagati nell'inchiesta riaperta c'è anche Elvo Zornita, l'ingegnere di Azzano Decimo, che fu accusato di essere una bomber, poi scagionato nel 2009, poiché la prova regina che lo doveva inchiodare, un lamierino, risultò manomessa. Lascia immaginare a tutti come può vivere uno che ha passato quello che ha passato quest'uomo. Ci sono 20 anni che è dentro il tritacarne, ne ha passate di cotte, di crude, immeritatamente, perché io sono strarci, ultra convinto che lui sia assolutamente estraneo, ha pagato un conto veramente eccessivo. Provate a immaginare adesso, a distanza di 20 anni, che rientra dentro nel tritacarne. Senta, 2 anni abbiamo detto anche di questi supplementi di indagini. Lei crede nella svolta con queste indagini? No. Perché? Allora, io ho grande rispetto per l'approfondimento istruttorio. L'approfondimento istruttorio è stato richiesto nell'autunno del 2022, disposto nell'autunno del 2022, avremo la prossima udienza fissata nell'autunno del 2024, già 2 anni di indagini, per quanto siano delicate, per quanto siano molte le persone da verificare, mi sembrano un tempo gigantesco. Io sono il più possibile per una giustizia rapida, per una giustizia sicura, soprattutto in una vicenda di questo genere che a tutto concedere è vicinissima alla prescrizione, perché molti dei fatti sono già prescritti e per gli ultimi reati mancano tempi molto ristretti. Non ho fatto i calcoli precisi, ma parliamo non certo di anni, quindi... Cioè, qualora si individuasse non pagherebbe neanche, cosa intende dire? Ma, perché ormai prescritti, cosa? Infatti ormai sono arrivati vicini alla prescrizione, questi sono dati assolutamente oggettivi. D'altra parte dobbiamo essere chiari, i primi attentati sono del 94, sono 30 anni passati, vive Dio, dopo 30 anni si dovrebbe avere una risposta certa, se possibile. Vediamo quello che succede. Io sono sereno e felice che ci sia un'investigazione ulteriore, però constato che comunque questo supplemento peritale è in corso da 1 anno e mezzo e che, se tutto va bene, finirà nel biennio, perché l'ottobre prossimo, evidentemente, sono passati 2 anni da quando è stato disposto. Tempi che a me sembrano molto lunghi, molto... Beh, insomma, allora mi deve portare poi a chiedere della riforma della giustizia, ma insomma non so se poi sui temi... Guardi, poi sono tecnici, la giustizia, dai, non politici. La giustizia meriterebbe di essere veramente riformata, meriterebbe di essere prima di tutto rapida, perché una giustizia lenta rappresenta comunque un'offesa. Meriterebbe di avere più risorse e più persone che si occupano del settore della giustizia,
meriterebbe che ci fosse più rispetto nei confronti di tutti i componenti della giustizia, che venisse più apprezzato il lavoro di tutti e che si potessero avere risultati assolutamente sicuri. Non sempre tutto questo avviene. Anche con la separazione delle carriere famigerata, sì. La separazione delle carriere è diventata, lo dico con dispiacere, una necessità. Io ho avuto la fortuna di incontrare tantissimi pubblici ministeri nel tempo per i quali sicuramente la separazione delle carriere era totalmente inutile, perché avevano un rispetto dei ruoli assoluto, e la stessa cosa per moltissimi giudici che non si sono mai sognati di mescolare le rispettive posizioni, quindi rappresentavano una garanzia di equilibrio, di imparzialità. Però io devo dire con franchezza che soprattutto negli ultimi anni le cose sono peggiorate. Quando un magistrato, ed è successo a me, in un processo di, abbastanza recente, a un certo punto, di fronte al fatto che il pubblico ministero non riusciva ad articolare determinate prove secondo il magistrato in grado di fornire un supporto all'accusa, si rivolge al difensore di parte civile e dice: avvocato, aiuti il pubblico ministero ad articolare meglio l'accusa. Ma pensavo al paradosso, cioè... Questo però a me è successo. Non solo, le dirò di più, cioè, un altro caso le posso citare. Aiuti l'accusa a prendersela con voi, cioè con questo concetto. Il succo concetto è questo. Okay. Ma io le posso dire un'altra cosa, che c'è un altro fatto che è accaduto al mio studio abbastanza recentemente, di un giudice che dice: guardi, avvocato, che ho intenzione di rinviare il processo perché questo è un processo delicato nel quale non va bene che ci sia un pubblico ministero che io non ritengo all'altezza di sostenere l'accusa. Questo è successo. Quindi, di fronte a fatti di questo genere, che sono sicuramente eccezioni, ma sono eccezioni accadute, io credo che la separazione delle carriere purtroppo si imponga. Non so come verrà articolata a livello della proposta governativa e come il Parlamento la svilupperà, però credo che si imponga, perché i cittadini hanno diritto di essere tranquilli sull'autonomia e l'indipendenza del giudice, e il giudice deve sentirsi sereno di fronte ad ambedue le parti, mentre qualche volta si fa carico anche dei problemi d'accusa che possono essere comprensibili dal punto di vista etico-morale, ma che non sono comprensibili dal punto di vista della difesa del ruolo. Il giudice è super partes, deve essere assolutamente equidistante, certo, rispetto all'accusa e rispetto alla difesa. Non farsi carico di un'accusa che magari ritiene apparentemente iperfondata e non sufficientemente sostenuta dal pubblico ministero, da chi dovrebbe rappresentare l'accusa. In questo senso io credo che qualche passo ulteriore il sistema giustizia lo debba fare. Le chiedo un'ultima cosa che so già, per certo conoscendola, non le farà piacere, ma dove sta il lampo di genio di Maurizio Paniz? Lei, stimatissimo avvocato, conosciuto, cioè, guardi, cos'è? Nello studio, nel studio pregresso, studio delle carte, nel team, nel... Guardi, non ci sono segreti nella vita, né per me né per chiunque altro. Ci vuole impegno, dedizione, serietà, costanza, sacrificio, ma sono le cose che hanno insegnato, come dire, i nostri vecchi, che hanno fatto grande l'Italia impostando imprenditori, artigiani, che sono il vanto del nostro paese. Io ho avuto la fortuna di genitori che mi hanno insegnato ad aver voglia di lavorare e capire che il lavoro richiedeva sacrificio, impegno, dedizione, costanza, serietà. È il messaggio che io cerco di dare ai miei colleghi, collaboratori dello studio, che spero portino avanti, il messaggio che ho sempre dato a mio figlio, che ho avuto l'onore e il piacere facesse la stessa attività, ma che non ho mai spinto a fare la stessa attività. Non credo ci siano segreti da nessun'altra parte. Poi i cromosomi sono un fatto genetico
che uno deve ringraziare il buon Dio se glieli dà e glieli dà in un certo modo, ma quello non è un titolo di merito. Ho avuto anche, devo dire la verità, l'onore e il piacere di avere tanti insegnamenti da parte di tanti colleghi molto bravi, da parte di magistrati che mi hanno tantissime volte aiutato a capire esattamente le cose, che sono stati dei maestri, lo dico proprio con affetto. A me fa piacere che dal mio studio siano usciti negli anni ben 5 ex avvocati che oggi sono valenti e stimati magistrati in Italia, perché vuol dire che i messaggi che avevo cercato di dare sono serviti a far sì che loro potessero poi nella loro professione essere, come io credo siano, veramente dei numeri uno. L'ultima cosa, in realtà adesso, non so se mi vorrà rispondere anche a questa, ma si è raffreddato l'entusiasmo per la politica? La politica è stata per me una fase. Io sono entrato in politica che non sapevo neanche dov'era la sede del partito che mi aveva candidato, Forza Italia. In quelle tre legislature che ho avuto il grande onore di fare, mi sono impegnato al massimo, con impegno, anche lì con dedizione. Guai se qualcuno mi diceva che i parlamentari non facevano nulla, perché io gli dimostravo minuto per minuto quanto facevo. La mia esperienza politica è finita nel 2013, sono rimasto in contatto con tutti, ancora oggi sono distante dalla politica oltre 10 anni, ho rapporti eccellenti con tutte le forze politiche, ho avuto l'onore di avere quasi un migliaio di ex parlamentari di tutte le forze politiche, certo, dalla destra alla sinistra, che si sono rivolti a me perché li aiutassi nella vicenda del recupero dei tagli incredibili dei vitalizi. Dovrebbero dirmi grazie tutti i pensionati italiani, perché in realtà con quella difesa ho evitato che il governo tagliasse di poco di tanto le pensioni. Bastava un taglio dello 0,5 per articolare al governo cifre di una notevolissima portata, perché pensionati in Italia come lo sono... si fa su un diritto acquisito della politica, lo si può fare, no? Anche il messaggio era molto chiaro, no? Cioè, il messaggio era molto chiaro: tagliamo i vitalizi, cioè le pensioni dei parlamentari, e quando le abbiamo tagliate ai parlamentari possiamo dire con tranquillità che le possiamo tagliare a tutti perché abbiamo dato un esempio. In realtà a nessun cittadino italiano deve essere tolto un centesimo di quello che ha maturato con i propri versamenti durante la vita. Le pensioni sono sacrosante, devono essere mantenute. Questo vale per i parlamentari, per i consiglieri regionali, ma soprattutto per i 21 milioni di pensionati italiani. E io ho avuto l'onore di avere persone di tutte le forze politiche che mi hanno dato fiducia. Abbiamo fatto dei percorsi giudiziari, anche lì delicati, importanti, che hanno prodotto però dei risultati, secondo me, efficace. Grazie all'avvocato Maurizio Paniz, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi per l'invito. A voi per averci seguito, grazie, buonanotte da Ringa.